Furia omicida a Montesacro. C'è nel titolo della nostra trasmissione di stasera un voluto stridore, perché ci sono zone di Roma, quartieri di Roma, cresciuti tumultuosamente a partire dal secondo dopoguerra, per così dire con una vocazione alla trasgressione, all'irregolarità e al delitto. Montesacro non è sicuramente tra queste. Parliamo di una zona che, se si può parlare di una vocazione di una parte, di una città, ha semmai una vocazione ad una vita tranquilla, ad una vita, diciamolo pure, borghese. Vediamolo dov'è. Montesacro, per chi conosce poco Roma, è questa zona qui nel nord-est della città, una zona attraversata da una delle più grandi strade consolari, la via Nomentana, e cresciuta attorno a un primo nucleo che addirittura nei lontani anni 30 si chiamava Città Giardino. Questo cerchio qui indica il teatro del fatto di cui ci apprestiamo a parlare, via Levanna, numero 35. A titolo di curiosità dirò che a pochi isolati di distanza, in questa zona qui, sorgono gli studi della RAI da cui sta andando in diretta adesso questo programma. Dunque, una zona, un quartiere con una vocazione borghese, così come ha una vocazione e una configurazione borghese la famiglia Aprile, che sarà la protagonista del nostro racconto di questa sera. Il caso di cui parleremo è eccezionale da molti punti di vista, non soltanto perché l'omicida è rimasto sconosciuto. Tutti i casi di cui Telefono Giallo si è occupato sia nella prima che in questa serie sono casi di autore ignoto, ma perché in questo caso non è stato possibile, né da parte degli inquirenti, neanche più modestamente da parte nostra nel periodo in cui abbiamo preparato questo programma, individuare un possibile movente. Dirò di più, che quand'anche un possibile movente si fosse individuato, resterebbe un fuoriscala, una sproporzione nel rapporto tra questa ipotesi di movente e l'efferata ferocia, oltre che l'inutilità apparente, del delitto di cui stiamo per parlare. È uno di quei casi di violenza urbana, uno di quei casi di cui si cominciò a parlare in Italia qualche decennio fa, quando questi casi arrivavano dalle grandi città degli Stati Uniti, da New York, da Los Angeles, da Dallas, con quell'aura semimitica di fatti che si capivano a metà, ridotti com'erano alla sola condizione determinante che molte persone ristrette in un'area urbana inevitabilmente, secondo il parere di psicologi e sociologi, cominciavano a colpirsi tra di loro con la sindrome del topo, come è stata chiamata. Può darsi che questo caso faccia parte di quel fenomeno, ma può anche darsi, lo vedremo nel corso di questo racconto, che invece sia possibile fare qualche ipotesi che faccia risalire ad una ragione, anche se stralunata e disumana, quello che è accaduto. Questo è un programma che si fa con la partecipazione del pubblico. Il nostro numero di telefono, per chi volesse mettersi in comunicazione con noi, lo vedete, è l'8262 con il prefisso 06, e anche noi abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere molte lettere da parte di spettatori che possono essere indirizzate all'indirizzo che vedete apparire adesso in sovraimpressione, a via Coldilana a Roma. Devo dire subito, prima di andare avanti, che venerdì prossimo ci occuperemo di un caso, di un delitto possibile, non individuale, ma collettivo. Un delitto di cui è misteriosa la natura e che è la tragedia dell'aereo di Ustica caduto o abbattuto, secondo le ipotesi, qualche anno fa nei mari meridionali italiani. Ci ha aiutato a ricostruire il caso di stasera la cronista Ambra Somaschini. Buonasera. Buonasera. La cronista di Repubblica Ambra Somaschini, che è qui con noi e che ci assisterà subito dopo questo filmato a precisare le circostanze di fatto. Questo filmato, che tra poco vedremo, è stato girato e ricostruisce non il fatto principale di cui, intorno al quale il racconto si sviluppa e del quale vogliamo parlarvi, ma un possibile, ipotetico, antefatto. Un'aggressione accaduta un mese prima, circa, di quel 24 febbraio, ironicamente un giorno di carnevale, del 1987 di cui ci occuperemo, un mese prima, circa, dicevo,
e durante il quale, non lontano dalla zona che vi ho indicato, una donna viene assalita con le modalità che il nostro Roberto Olla ha ricostruito e che ora vedremo insieme. Prego. Sommaschini, a parte la drammatica efficacia della ricostruzione filmata, io vorrei che lei precisasse meglio i dati di fatto e le circostanze in cui questo delitto avvenne. Ecco, era il 17 gennaio dell'87, come avete potuto vedere nel filmato. Amelia Pascucci era appena uscita da casa sua in via degli Appennini, che è vicinissima a via San Marino, dove è successo il delitto. Era uscita aveva in mano una borsa e pochissimi soldi, secondo la testimonianza poi che fece la figlia più tardi alla polizia. Quanti anni aveva? Aveva 66 anni Amelia Pascucci. Dunque una donna anziana con pochi soldi nella borsa. Una donna anziana che viveva da sola in casa insieme a una colf filippina. Il marito era morto anni prima e si occupava di costruzioni sulla via Tiburtina. Allora lei uscì e andò a fare queste compere. Però fu sorpresa, fu aggredita da quest'uomo. Ecco, con che modalità venne aggredita? Ecco, lei venne aggredita alle spalle, stava camminando, aveva la borsa in mano, e venne aggredita alle spalle e lui, secondo ricostruzioni fatte, tirò fuori questo coltello e la colpì più volte alla carotide. Lei cadde per terra in un lago di sangue, fu una ragazza che la vide e telefonò immediatamente al 113 dicendo «c'è una donna per strada che sta morendo». L'assassino poi si portò via il portafoglio nel quale trovò pochissimi soldi. Quindi si pensa che sia stato un tossicodipendente, perché poi non tutte le rapine fortunatamente finiscono con i delitti. Grazie Sommaschini. Questa è la meccanica, come l'ha ricostruito la collega Ambra Sommaschini, di questo possibile antecedente. È un episodio che dovremmo, per così dire, in una indagine ideale mettere da parte e tenere lì, perché vedremo poi nel corso del racconto, nel prosieguo del racconto, che può avere la sua importanza. Vorrei adesso richiamare un altro antecedente, ed è un antecedente che riguarda il piccolo Cristiano Aprile, la futura vittima di questo delitto. È un episodio forse piccolo, forse poco significativo, al quale però in un primo tempo gli inquirenti e poi i genitori, i quali continuano,
in questo loro atteggiamento, al quale però si è data una certa importanza. I genitori ancora oggi addirittura gliene danno molta di importanza. Un episodio oscuro, un episodio che può sembrare di poco conto, ma che alla luce di quanto avviene dopo può invece acquistare un suo sinistro rilievo. Anche questo episodio lo abbiamo ricostruito e lo vediamo nel film che segue. Cristiano si era recato in una festa di compleanno di una sua compagna di scuola. Mi ha raccontato, perché mi raccontava tutto quello che gli accadeva, anche le cose più stupide o irrilevanti, eccetera, che all'uscita, uscendo dalla casa di questa signora, di questa bambina, dei teppisti, così li definì, dei ragazzi che avevano un affare aggressivo su dei motorini, cominciarono a seguire lui e un altro, e un suo compagno, un suo amico che era stato con lui alla festa. Non so nemmeno lui se per spiegarmi bene per quali motivi, questi ragazzi li seguirono per un certo tratto e Cristiano e il suo amico li dispersero entrando nei negozi e mescolandosi alla folla. Mentre questo filmato ci ha raggiunto in studio il dottor Gennaro Monaco, che siede qui. E buonasera, dottor Monaco. Buonasera. Il dottor Monaco è qui, diciamo così, in doppia veste, è il consulente per la polizia del nostro programma, che di consulenti ha bisogno, ed è anche l'uomo, in quanto capo della squadra mobile di Roma, che allora condusse e che oggi continua a seguire, alla lontana forse, le indagini. Un mestiere difficile il suo, dottor Monaco? Abbastanza. In una città come Roma? Ci sono diversi episodi che non hanno alcun legame fra di loro, quindi ovviamente presentano delle notevoli difficoltà. Ecco, proprio questo volevo pervenire a noi, proprio di questo volevo chiederle per prima cosa. Noi abbiamo presentato in queste due prime ricostruzioni filmate un antecedente, l'omicidio, come diceva la Somaschini prima, di via San Marino, forse dovuto a un tossicomane, e questo piccolo oscuro episodio di cui Cristiano Aprile si spaventa e si intimorisce. Secondo lei è giusto, ipoteticamente sia pure, mettere insieme queste cose? Ma io ritengo di no, per il seguente ordine di considerazioni. Innanzitutto l'episodio in cui ha perso la vita la signora Pascucci, per le sue modalità anche se aberranti, è da ritenere attribuibile senz'altro a un tossicodipendente. Purtroppo ci sono diversi episodi in cui cittadini rimangono vittima di rapine che fortunatamente si concludono soltanto con l'aggressione. Sì. Quando il rapinatore crede che ci sia un accenno di reazione, anche se minimo, da parte della vittima, allora perde completamente la testa ed è quello il caso
della povera signora Pascucci. Nell'episodio di cui ci occupiamo questa sera... Scusi, quello che lei dice, però la interrompo un momento, ricordi quello che stava per dire. Lei che consiglio dà in generale, a parte il caso di cui ci occupiamo stasera, a chi venisse sfortunatamente aggredito? È quello di... Un consiglio tecnico. Tecnico, di non opporre nessuna resistenza. Proprio addirittura appena si prospetta l'ipotesi di una rapina per strada, ecco, facciamo questa ipotesi, di consegnare immediatamente, mostrare il portafoglio. I valori. Il valore. Io credo che la vita sia un bene, diciamo, preziosissimo, per cui il denaro non ha alcuna contropartita. Come diceva la vecchia intimazione, o la borsa o la vita, meglio la borsa. E cercare poi di tranquillizzare, perché spesso, ecco, operano dei rapinatori che sono tossicodipendenti, i quali naturalmente agiscono sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti o in uno stato di astinenza, che naturalmente produce delle alterazioni psicologiche, per cui loro basta un minimo accenno e pensano di correre loro stessi il pericolo di essere aggrediti, per cui ci sono delle reazioni ovviamente completamente spropositate. Ah, certo. Dunque, scusi, l'ho interrotta, lei stava dicendo, nel caso di cui ci occupiamo stasera? Io non ritengo che siamo sullo stesso tema, cioè della rapina ad opera di un tossicodipendente. Poi, d'altra parte, man mano che la trasmissione... Sì, che il racconto avanti, prosegue, lo preciseremo meglio. Io intanto però subito volevo farle un'altra domanda. Lei ritiene che il piccolo Cristiano Aprile possa essere stato ucciso perché aveva visto o sentito qualche cosa che non doveva vedere o sentire? Lo escludo. Lo esclude? Lo escludo. Sommaschini, c'è qualche domanda che voleva fare al dottor Monaco? Sì. Lei ha seguito per il suo giornale questo caso, il caso Aprile, fin dall'inizio. Questo caso. La domanda è quella che si fanno tutti. Come mai non l'avete trovato? Se avessimo la sfera di cristallo, ovviamente, è un caso molto complesso. Come diceva prima il dottor Augias, anche il movente in questo caso è molto enigmatico. Ecco, di questo parleremo tra un istante, perché proprio l'accenno al movente, scusi Sommaschini se l'ho interrotta, ma l'accenno al movente è una delle cose di cui parliamo tra pochi minuti. Io credo che a questo punto noi dobbiamo conoscere meglio i personaggi, quella famiglia borghese di cui ho accennato all'inizio, che quella mattina del 24 febbraio del 1987 viene suo malgrado scagliata brutalmente da un gesto di ferocia inaudita e in primo piano nella cronaca nera della città. È una famiglia anche anagraficamente, per così dire, tipica e quasi modello, è composta dal padre, il professor Valerio, un uomo intorno ai 50 anni che insegna elettronica o elettrotecnica all'Istituto Tecnico Galileo Galilei, oltre che in una scuola privata, dalla moglie, signora Fiorella, la donna che abbiamo visto parlare poc'anzi nel filmato e che ascolteremo ancora più avanti nel racconto, e da tre figli, Patrizio, 17 anni, le età sono riferite all'epoca dei fatti, quindi a 15 mesi fa, Patrizio, 17 anni, che quella mattina di cui stiamo per parlare era già uscito di casa, Giada, 15 anni, e il piccolo Cristiano, 11 anni, all'epoca sempre del febbraio 87. Del piccolo Cristiano dobbiamo dire una notazione particolare, curiosa, patetica, conturbante a suo modo, che può sembrare una cosa da bambino, ma che alla luce di quanto accade poi invece acquista anche qui un suo spessore, un suo premonitore rilievo. Il piccolo Cristiano dunque aveva cominciato da un po' di tempo a parlare con il ritratto della nonna morta, un ritratto che la famiglia Aprile teneva in una delle stanze di soggiorno della casa. Che tipo di vita fosse e che tipo di famiglia fosse la famiglia Aprile prima che la tragedia la colpisse, lo racconta Roberto Olla in questo filmato che adesso vediamo. Cristiano una notte dormì per una faccenda di ospitalità, lui capitò, dormì proprio col quadro di mia madre di fronte e mi riferì la mattina che svegliandosi aveva visto muoversi questo quadro e accennargli qualcosa. Da allora
ci sono stati ripetuti episodi in cui lui diceva di veder parlare mia madre dal quadro, di vederle muovere gli occhi, la testa, la mano, di vederle fare dei cenni, per cui prese l'abitudine di fare delle domande precise a mia madre, cioè al quadro di mia madre. E devo dire, noi non credevamo, noi siamo una famiglia, sì, un po', come le dicevo, burlona, ma con i piedi sulla terra. E noi non avevamo 12 anni, quindi non davamo troppa importanza a queste cose, al punto che ne cominciamo a scherzare, senza tuttavia umiliarlo, cioè facendo in modo che lui non sentisse la derisione in noi. Successo mentre camminavo io e un altro amico, a un certo punto un marciapiede, abbiamo visto tre ragazzi che litigavano, uno ci ha guardato, salito su un motorino, c'era in corso e noi scappiamo, e dopo la motociclista, lui allora lascia la Ferrari, mio amico, ma spostato. Quello che ci ha tenuti sempre tutti saldi come un unico corpo è stato questo grande amore verso i nostri figli, inteso alla maniera direi quasi profonda ma burlona. Noi giocavamo con i nostri figli, in particolare io, perché la mamma è quella che, specie dopo che ho dato le dimissioni dall'ufficio, è quella che ha più tempo e che sta più vicino ai figli, in modo viscerale. La loro stanza è costellata di pupazzi, di bambole, e per noi giocavamo come avessimo tre bambole. E queste bambole erano, ma non erano le bambole di plastica che fanno oggi, erano bambole di porcellana finissima. La mia casa era frequentata da giovani allievi di mio marito, di età a partire dai 15 ai 30 anni. Io ero abituata, da che conosco mio marito, alla frequenza di questi ragazzi o di questi uomini, molti dei quali frequentavano scuole serali e avevano famiglia, eccetera, ed erano tutte, sono state sempre tutte bravissime persone, con molti dei quali siamo rimasti in ottimi contatti. Pa, la bicicletta. Vediamo un po'. Controlli numerici. Dunque, dice, vediamo. Arrivederci. Prego, prego. Arrivederci, grazie per le cose. Ognuno si esprime come può.
fai da bravo, eh? Sì. Uno di quegli allievi di cui parlava la signora Fiorella in questo filmato ci ha raggiunto in studio, è qui, si chiama Harry Robert Tracci. Come mai questo nome inglese? Ma è soltanto dovuto a un fatto di nascita in America. I miei genitori hanno voluto darmi un nome americano per farmi ricordare le mie origini. Perché se lei è nato in America è cittadino americano? Sì. Senta, Tracci, lei è stato allievo del professor Aprile. In che classe? Io ho fatto con lui metà anno del quarto e il quinto anno completamente. Che è, è l'ultimo anno della... Sì. Che tipo di insegnante, e vorrei dire di uomo, è il professor Aprile? Ma il professor Aprile era un insegnante che con gli alunni non aveva un rapporto... cioè si limitava a insegnare la materia e non dava magari agli alunni quel supporto di cui hanno bisogno quando frequentano quel tipo di scuola che è particolare per l'età che devono attraversare. Vuole dire, insomma, lo dico io per lei perché la vedo un po' esitante, che il professor Aprile è un tipo un po' arido dal punto di vista umano? Forse è un po' troppo duro. Io preferirei dire che non aveva quel senso di... non riusciva a comunicare con gli alunni. Questo qua mi sembra più appropriato per la situazione. Cioè, lui comunicava soltanto la materia che doveva insegnare. Sì, si limitava a insegnare la materia. Strettamente dentro i suoi... Era difficile riuscire a vederlo in un atteggiamento che fosse diverso dall'insegnamento... della materia stessa. Senta, Tracci, questa, diciamo così, questa figura un po' severa, un po' isolata, un po' lontana del professor Aprile, secondo lei, che è stato in quella scuola, può avere ingenerato in qualche allievo un desiderio di vendetta nei suoi confronti? Beh, io questa domanda non so se sarei in grado di rispondere, perché nella scuola in cui andavo c'erano ragazzi di tutti i tipi, era frequentata da molti alunni, più di un migliaio, quindi è anche possibile che qualcuno, vistosi magari quasi schernito dal professore perché magari insufficiente nelle votazioni. Il professore, ricordiamolo, insegna? Insegna o tutto, non lo so se insegna, sì, ancora. A lei ha insegnato? Ha insegnato elettrotecnica. Elettrotecnica. Per cui io non so dire se effettivamente, anche se ritengo che sia una cosa improbabile, un alunno abbia potuto per questa situazione avere un sentimento tale da poter fare quello che effettivamente poi è successo. Mi dica un'altra cosa, in quella scuola che abbiamo visto ricostruita nel filmato c'è un'atmosfera violenta? Sì, devo dire che... essendo così tanti in quella scuola era difficile riuscire a camminare senza, per esempio, non generare magari da parte di qualche gruppo che stava accanto una risata, qualcosa di beffardo. Ricordo anche che soprattutto là dentro ho notato che non ci stava una ricreazione fra che serviva a separare le 5 ore di lezione, sì, quella che piccola interruzione, quella piccola interruzione di una mezz'ora, immagino, no? Anche di meno, un quarto d'ora. L'avevano dovuta togliere qualche anno prima, perché in quel piccolo momento di tempo gli alunni, dovendosi svagare un po' dallo stress delle ore di lezione, non davano
segni insomma, un po' di ribellione, cioè, hanno dovuto proprio toglierla definitivamente per impedire che potesse succedere qualcosa che si sarebbe poi potuto anche evitare. Grazie Harry Robert Tracci. Dottor Monaco, lei tutte queste cose che io ho chiesto a Tracci ovviamente le sapeva già? Ovviamente, fra le ipotesi che abbiamo formulato c'era anche quella che l'episodio fosse nato da qualcosa che avesse a che fare con l'insegnamento del professor Aprile. Abbiamo vagliato con attenzione, con scrupolo, con cura la posizione di centinaia di studenti di questo istituto. Tra cui anche questo giovinotto, esatto, qui? Esatto. E anche quella di un'altra scuola, una scuola privata, dove il professor Aprile insegnava nei momenti in cui era più libero, una scuola che è ubicata nei pressi della sua abitazione. E che risultati sono venuti fuori? Purtroppo non è venuto fuori nessun. Ma per esempio, in generale, dico, a prescindere dal caso di stasera, ma quell'atmosfera di diffusa piccola violenza di cui parlava Tracci, voi l'avete riscontrata, ve ne siete resi conto o sì. No? Oppure non, per la polizia non hanno rilevanza? Quelle... Ecco, questi episodi di cui quel piccolo ha fatto... teppismo... C'è, ci sono episodi di questo genere, ma nessun episodio che avesse rilevanza per il caso che noi stavamo trattando. Eppure l'ignoto, come vedremo tra poco, l'ignoto omicida che entra in casa Aprile e fa quello che fa, è all'età di un allievo, perché è un ragazzo tra i 18 e i 20 anni, e dice di essere un allievo e dà dettagli e fornisce chiarimenti. Esatto. E quando per la prima volta... va nell'abitazione della famiglia Aprile, chiede, bussa e chiede un libro di elettrotecnica che dice che era stato lasciato dal professore sullo scrittoio. Ecco, proprio di questo vorrei che noi adesso parlassimo e che anzi vedessimo questo episodio al quale ha accennato il dottor Monaco. Perché prima che il fatto... l'orrendo fatto succeda, c'era stato un segno che possiamo, col senno di poi, ritenere premonitore e che non venne colto. Qualche giorno prima di quel 24 febbraio, l'ignoto assassino va nella casa Aprile a chiedere quello che adesso vedremo. Era circa 1:30 del pomeriggio quando succede questo che Olla ha raffigurato in questo film. Vediamolo insieme. E nella nostra vita, ripeto, ancora una volta tranquilla, ancora una volta una voce che sembrava tranquilla rispose: sono un alunno di suo marito, mi può aprire? Ed io aprii. Ed era un ragazzo, sui 18-20. Buongiorno signora, sono venuto a ritirare un libro di elettronica per il quinto anno. Allora io dissi, ma mio marito te l'ha lasciato? Dice, no signora, dovrei cercarlo, dovrebbe darmelo, perché domani si chiude il primo quadrimestre e io devo essere interrogato, si sta chiudendo il primo quadrimestre e io domani devo avere l'ultima interrogazione, non ho il libro, la prego, mi dia questo libro. Esercizi in Pascal. Concetti di informatica. Aspetta un attimo. Dunque, testo di elettronica quinto anno. Arrivederci. Arrivederci. Purtroppo l'immagine già sfoca perché è passato un anno e a volte si dimenticano i volti dei propri cari scomparsi e sta scomparendo persino questo che io cerco di tenere nella memoria con le catene. Per quello che ricordo, ricordiamo, era alto, molto magro, di una magrezza innaturale, di un colorito livido, un pallido che andava nel livido, occhi neri, capelli nerissimi, mi sembra tagliati a spazzola,
e occhiali cerchiati di scuro, non occhialetti come erratamente ha detto qualche giornale, occhialetti alla Cavour, no, occhiali normali, tipo i miei, grandi, però cerchiati di scuro. Occhiali grandi, cerchiati di scuro. Scusate. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Tonino Gatto. Senta, dall'esposizione degli avvenimenti che hanno portato a questo tragico epilogo, ci si pone una domanda che porgo a lei come interposta persona, non per ottenere una risposta, ma piuttosto per una riflessione che ci deve far meditare. Siamo in questo caso di fronte ad elementi ben precisi, come l'osservazione diretta dei tratti somatici dell'assassino da parte dei familiari. E questa osservazione è scevra da impatti emotivi, psicologici, perché è fatta in tempi non sospetti, quindi non distorta. E dunque? Dunque, è in possesso di questi dati e questi elementi caratteriali, è possibile che la polizia, con le tecniche di ricerca oggi esistenti, non abbia ottenuto risultati positivi? Ora non a me lo deve chiedere, ma al dottor Monaco, al quale io giro la sua domanda. Dottor Monaco. È stato compilato un identikit che poi è stato raffrontato con migliaia di foto segnaletiche che abbiamo in archivio e che sono state sottoposte tutte all'attenzione della signora Aprile e della figliola. Però purtroppo non c'è mai stato un riconoscimento. Più di questo, Somaschini. Mi pare che sia stato sottoposto, ci sia stato un confronto all'americana ultimamente, a Pasqua. Così mi diceva un poliziotto e commissariato in Montesacro. Ma sono stati mostrati diverse persone che potevano rassomigliare a quell'identikit, però non c'è stato nessun riconoscimento positivo. Perché pensavano di aver trovato, hanno trovato un ragazzo che gli somigliava molto, però poi aveva gli occhi chiari. Quindi non corrisponde. Dottor Monaco, voi pensate di aver fatto tutto quello che era tecnicamente possibile fare? Abbiamo fatto tutto il possibile, comunque stiamo tuttora lavorando, non è un caso chiuso. Non è un caso chiuso, questo credo che sia la risposta che possiamo dare. Io vorrei che questa telefonata non ci distraesse da due fatti che sono stati raccontati dalla signora Aprile e riprodotti nel filmato. Il primo. Il libro che l'allievo o lo pseudo allievo aveva dichiarato di essere andato a cercare in casa del professor Aprile in quella prima ricognizione non venne trovato. Eppure Tracci era un libro di testo, quello era un vero libro di testo, quel manuale di elettrotecnica di cui si parla per il quinto anno. Poi, sì, era un manuale che doveva essere utilizzato per facilitare lo svolgimento al compito che veniva dato all'esame di maturità. Ecco, quindi era un po' uno di quei manuali di ripasso, diciamo. Era un libro che qualsiasi alunno avrebbe dovuto avere per non trovarsi in un dunque in questo intruso, questo assassino, era molto ben informato. Si vede di sì. Questa è la cosa che lascia perplessi. Questo era uno che sapeva perfino quale manuale si usava per il ripasso agli esami di maturità. Infatti, come le ho detto prima, fra le ipotesi che noi abbiamo prescelto e su cui abbiamo lavorato a lungo, vi era quella che l'episodio potesse avere qualcosa a che fare con la scuola, con l'insegnamento del professor Aprile. Ecco, il secondo dato è che l'assassino entra, non vede Cristiano, il bambino, il figlio della signora del signor Aprile di 11 anni, non lo vede, anche se Cristiano è in casa, però sta nella sua stanza, l'assassino cerca il libro insieme alla figliola, non lo trova. E questo è una cosa che forse dobbiamo tenere a mente in vista di una possibile ipotesi che le vorrei sottoporre tra qualche minuto. Invece attiro la sua attenzione sul fatto, voi ci avete sicuramente riflettuto, ma vorrei che lei me lo confermasse, questa visita dell'omicida, questa prima visita avviene all'1:30 del mattino, un'ora critica a Roma, un'ora nella quale chi lavora sta per tornare a casa per il pranzo. L'assassino entra a rischio o di essere riconosciuto come allievo o di essere riconosciuto come impostore da un professore Aprile che fosse rientrato in casa in quell'ora. Se lo fa,
Lo fa perché lui sa che in realtà il professor Aprile non tornerà in casa, è così. Ma noi abbiamo avuto la sensazione che l'assassino fosse ben al corrente delle mosse della famiglia Aprile. Difatti abbiamo raccolto delle testimonianze da parte di alcuni abitanti di quel condominio che ci indicano nei giorni precedenti un giovane che corrispondeva a queste caratteristiche, che spiava, guardava e in un'occasione ha anche citofonato ad una persona dello stabile per farsi aprire. Sommaschini, voi avete riflettuto, voi cronisti, lei cronista, ha riflettuto su questa parte, sì, stranissima. In genere noi dobbiamo semplicemente raccontare ciò che accade, quindi no, anche riflettere, però registrare le diverse ipotesi. Ecco, ce ne fu una molto più inquietante. Ecco, un momento solo, la tenga lì. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per questa trasmissione, ma tutte le altre che vi seguo sempre. Senta, io desideravo fare, non sono molto addentro all'episodio inerente proprio di questa sera, però ne voglio approfittare per parlare con il capo della mobile, per dire che io sono nella zona di Monte Sacro. Non posso dire la strada perché temo rappresaglie. Quando si telefona al commissariato di Montesacro o al 113 per dire guardate, vengono dei ragazzi nel giardino, minacciano di morte, vogliono la tangente perché altrimenti fanno questo e fanno quell'altro, io telefono, mi rispondono male e mi dicono che vuole un poliziotto davanti al portone. Io dico, ho vissuto in Australia, dove quando non chiedono di fare l'esposto ai ignoti, la polizia corre subito. Noi siamo abbandonati a noi stessi. Sono stata scippata 3 volte, viva per miracolo, in pieno giorno. Ma si può continuare in questa città così? Ecco, ripeto io la sua domanda, dottor Monaco. Si può continuare così? Sì, la signora riferisce degli episodi di cui è testimone lei stessa. Comunque noi rispondiamo alle chiamate dei cittadini con la sollecitudine immediata e la signora, dal momento che adesso mi chiama qui alla trasmissione, mi può chiamare direttamente in questura e prospettare i suoi problemi. Va bene, dottore, ha sentito, signora. Senta, desideravo in mente a questo fatto dire che mi sembra il fatto è accaduto in via San Marino. No, signora. Ah, ecco, perché nella via San Marino non c'entra niente con Monte Sacro. No, 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 il fatto di via San Marino è quello che abbiamo visto ricostruito nel primo filmato, Corso Trieste. Ecco. Ed è un fatto che noi abbiamo messo perché possibilmente, come parlavamo prima con la Sommaschini, ha qualche analogia tecnica, così, se così si può dire. C'è un'arma simile. C'è un'arma simile. E c'è un modo di colpire. E c'è un modo di colpire. Ecco, per il fatto di questa sera desideravo dire questo. Quel bambino che parla con la nonna è riuscito ad avere delle informazioni che tramite potrebbe risalire a qualche ragazzo? Purtroppo quel bambino non può più né avere né dare alcuna informazione. Ho capito. Grazie. Grazie a lei. Dottor Monaco, un'altra ipotesi che si può fare, agghiacciante se si vuole, è quella di una vendetta trasversale, cioè colpire la famiglia obliquamente, secondo lo stile mafioso. L'avete fatta questa ipotesi? Ma guardi, noi abbiamo effettuato delle indagini in ordine alla scuola privata presso cui il professor Aprile faceva degli insegnamenti nei giorni, mi pare il lunedì, il mercoledì di ogni settimana. Sono stati tratti in arresto dei personaggi della malavita di un certo livello, ma non è emerso nessun collegamento fra questa indagine e l'episodio di cui si sta occupando questa trasmissione. Ecco, grazie. L'episodio di cui si sta occupando questa trasmissione arriva adesso al suo momento culminante e centrale. Prima di vederlo, prima di sentirlo riferito nella impressionante testimonianza che stiamo per ascoltare, devo dar conto ai telespettatori di una circostanza piccola ma eccezionale, che chiude il cerchio delle coincidenze che permettono a questa concatenazione di fatti
di arrivare fino alla loro conclusione. La circostanza eccezionale è che quella intrusione sospetta di quell'allievo o pseudoallievo che entra in casa con la scusa di chiedere un libro non venne riferita al professor Aprile, una piccola fatalità della vita quotidiana che avrà, come vedremo, conseguenze purtroppo tragiche. Non venne riferito il fatto che si era introdotto in casa un intruso. E il professor Aprile, tra l'altro, una nota del suo carattere che un po' è trapelata e balenata nella testimonianza prima dello studente Tracci, il professor Aprile è un tipo molto geloso della sua vita privata, molto geloso della sua famiglia, della sua privacy, come forse è giusto. Al punto geloso che un episodio accaduto precedentemente lo descrive addirittura che, siccome sua moglie aveva fatto un'inserzione su un giornale specializzato per dar via una vecchia pelliccia e si era presentato un tale che non sembrava uno che volesse veramente acquistare la pelliccia ma avesse qualche caratteristica sospetta, il professor Aprile arrivò a nascondersi in casa per vedere che quella persona fosse effettivamente un possibile acquirente e non un intruso qualunque. Questo. Il fatto che non gli venisse riferita per pura fatalità, per pura dimenticanza, per sottovalutazione, per distrazione, la visita di quell'intruso è quello che ci porta al fatto. È quello che ci porta al 24 febbraio del 1987, ore 8:30 del mattino. In quel momento sono usciti già di casa il professore per andare a scuola e il figlio più grande, Patrizio, 17 anni, i due uomini, diciamo così, di casa, sono fuori. In casa sono rimasti la signora Fiorella, la donna che abbiamo visto, la figlia Giada, una bambina di 15 anni, e il figlio Cristiano, un ragazzino di 11 anni. Tre persone, una donna e due bambini. Ecco quello che accadde. La sera prima mi disse, io dissi, Cristiano, domani misuriamo tutti i costumi, vediamo che cosa. Cosa ti piacerebbe quest'anno? E lui disse, mi piacerebbe vestirmi da angelo. Mamma, domani mi vestirò da angelo. Ciao, nonno. Quest'anno ho pensato di vestirmi da angelo. Cosa ne pensi? Senti, non mandarmi domani, ragazzi. Questa manifestazione è per il nucleare, non mi va. Lascia. Mi alzai come di consueto alle 5:30, perché i ragazzi frequentano un liceo che è molto lontano dalla nostra attuale abitazione. E mi alzai alle 5:30 e li accudì, preparai le colazioni, come sempre, e li svegliai,
cioè anche, ripeto, se erano grandetti, io non li seguo, li ho sempre, mi sono molto sostituita a loro, li ho sempre seguiti, ho sempre, preparavo loro i vestiti da mettere, le colazioni, dovevo controllare fino a che uscissero dalla porta di casa se avessero i soldi, la tessera per l'auto, avessero dimenticato una stupidaggine qualunque, io non potevo assolutamente ritirarmi in buon ordine e lasciarli. Quindi io in effetti finivo il mio primo la mia prima fase della giornata finiva verso le 8, 7 e mezza, 8, quando loro ed il padre uscivano di casa per recarsi ai loro rispettivi impegni. Grazie signora, prego. Alle 8:20, 8:30 circa, una scampanellata, sempre senza citofono, direttamente il campanello. Io non ero del parere di aprire perché ero in disordine, la casa era in disordine, avevo molto da fare. E non pensavo potesse essere una cosa così importante, perché una persona che vuole una cosa importante non viene senza un preavviso o qualcosa, o non alle 8:30 di mattina. E comunque non ero convinta di aprire, ma la scampanellata era insistente, insistente, insistente. Signora, si ricorda? Il libro. Dove sono? Mi ha intimato di stare zitta, di calma e di non perdere la testa, e mi ha assicurato che non mi sarebbe successo niente di male se fossi stata zitta, se non avessi gridato, non mi sarebbe successo niente. Io, confesso la mia ingenuità, ancora non credevo che potesse stare succedendo qualcosa di male, di così orrendo, alla nostra famiglia, a una famiglia serena che non aveva nemici, che non aveva rancori, che non aveva motivo di farsi odiare. E a questo punto ho pensato addirittura ad uno scherzo di carnevale da parte di un alunno di mio marito. Ma lo scherzo durava troppo. E allora ho cominciato a tremare. E lui mi ha sentita tremare e continuava a dire: non ti succede niente, ma dimmi dove sono i soldi. Allora ho capito che non c'era niente da fare, bisognava solo salvare il salvabile, cioè anzitutto i miei figli, che dormivano, Cristiano nella sua stanza e Giada
nel mio letto, al posto di mio marito. Allora ho detto, va bene, non preoccuparti, te li do, ti do tutto quello che ho. Allora lui mi ha lasciata e tenendomi con una mano un polso, con l'altra frugava in tasca e ha detto, stenditi, a terra. Perché a terra? Perché te devo legare. C'aveva un accento fortemente romanesco. E se mi devi legare, ho detto, perché a terra? Posso stare anche seduta. Perché pensavo alla difficoltà di potermi eventualmente liberare stando sdraiata. E lui ha condisceso, ha detto, va bene, seduta. Poi, strano, non mi sono nemmeno... Ricordo che non mi sono trovata seduta. Cioè, mi sono seduta, ma... È stato inutile perché lui mi ha legato, stranamente, non mi ha legata la sedia, allora io mi sono alzata. E lui continuava a legarmi. E la corda stringeva troppo. E io ho detto, ai! E lui ha detto, scusa. E mi ha allentato i polsi. E poi mi ha legata le caviglie. Ah! E lui, scusa! E mi ha allentata. E poi ha preso un bavaglio, blé, lo ricorderò sempre, con dei pois bianchi. E aveva un odore di muffa. E mi entrava in bocca e stringeva e io dicevo non potrò gridare e ho detto ma è troppo stretto e lui oh scusa e l'ha allentato al punto tale che il bavaglio è cascato sul si è adagiato sul collo e a questo punto lui ha detto allora questi soldi io gli ho detto sono in camera da letto gira a sinistra fai il percorso che hai fatto gira a sinistra troverai uno scrigno e dentro c'è tutto quello che ho in casa. Era solo 500.000, dovevo pagare delle bollette e fare la spesa. Ecco perché lo avevo lì, pronto, su un trumeau, appena si entra nella mia stanza. E avevo anche dei piccoli ori sul comodino. E poi col gesto gli ho fatto cenno, come potevo, prendi tutto quello che vuoi. L'importante per me era finire, prima che capisse che c'erano i miei figli in casa. Era finire subito, portasse via tutto, anche me. Portasse via tutto. Basta che si finisse subito prima che... Ma lui ha detto, mi devi accompagnare. E io, cercando di camminare con le corde, d'altronde larghe, come ho detto, mi ha portata, si è fatto portare, diciamo, nella stanza da letto dove c'erano questi soldi. E io gliel'ho indicati. Nel passaggio, lui ha visto il bambino dormire perché la porta era socchiusa e ha detto, è quello chi è? È Cristiano, è mio bambino, non è andato a scuola. E poi ha detto, questa è la bambina. Va bene, mi ha riportata dove ero prima. Io mi sono fermata un attimo davanti a quel famoso quadro di mia madre. E ho detto, posso stare qui? Ta preghi dopo a tua madre, mi ha risposto. E mi ha riportata lì. È ritornato verso la stanza da letto, chiudendo sul passaggio la porta d'ingresso che aveva lasciato aperta. E io ho sentito, mamma! Allora ho detto, non preoccuparti, mi sono lanciata. Correndo come potevo, intanto era sciolta la prima cordicella, quella che mi legava i polsi. Vengo, amore, non ti spaventare, è uno scherzo di carnevale. Ho detto, sapevo che non era vero, ma ho tentato di tenerli calmi. Il secondo mamma, io ero già arrivata, ma era troppo tardi. Il mio bambino, piccolo, dolce, innocente, dolcissimo, era a terra. A pezzi, lui tagliava sangue, sangue. Poi lui mi ha vista. Mi ha presa, mi ha portata nel bagno e tenendomi stretta ha cominciato sul mio collo, coltellate, coltellate. Io sentivo cra, 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 pensavo che brutta morte sto facendo, i miei figli. Poi altre coltellate, te qui, alla spalla, alla testa, all'orecchio, tre pugni in testa e mi ha cacciata. E crede d'avermi fatta finita, ma io non sono svenuta nemmeno un attimo. Mi sono rialzata e ho visto Giada sulla soglia.
Il volto era coperto di... era una maschera di sangue. Non sapevo. Dietro quel sangue poteva essere cieca. Poteva essere sfregiata per sempre. La bambina chiedeva, mamma, perché? 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 E allora io non vedevo bene, ma la porta l'ho presa e ho suonato all'inquilino del piano di fronte. Te ho chiesto un'ambulanza. E dentro l'ambulanza, noi e la sirena. E il bambino davanti e la respirazione. E l'infermiere cercava di... E lui davanti stava morendo. Mio bambino moriva sotto i miei occhi. Non potevo fare niente. Io non lo sapevo. Moriva in quel momento. Ah, io non lo sapevo. Non aveva fatto niente di male. Niente. Perché è morto mio figlio? Tra le 8.30 e le 9 di quel 24 febbraio, l'ignoto assassino ventenne esce dallo stabile di Via Levanna, esce da Casa Aprile e sparisce nella città. Come forse si è visto prima, quando ho fatto vedere la cartina, Via Levanna confina da una parte col traffico, sempre molto caotico, della Via Nomentana e dall'altra con l'aperta campagna. Dunque, l'ignoto assassino aveva due possibilità, due strade di fuga, una verso il vuoto, una verso il pieno, entrambe molto sicure. C'è qualcuno che allora ha visto qualcosa e che non ha avuto modo, qualcuno che può ricordare sulla base della testimonianza filmata qualche cosa, può telefonarci all'8262, può anche tentare di scriverci. Il nostro indirizzo, che ora vedrete in sovraimpressione, è questo: telefono giallo, via Coldilana, codice postale, Roma. Mentre questo filmato e questa testimonianza andavano in onda, ci ha raggiunto il professor Gianfranco Garavaglia, che è un criminologo e uno psichiatra. Professor Garavaglia, la prima domanda che vorrei farle, delle tante che vengono alla mente, è come valuta questa testimonianza? È una rielaborazione a distanza abbastanza lunga dal fatto, in cui indubbiamente sono scattate delle difese. Questa signora è rimasta troppo sconvolta da un fatto catastrofico, e non soltanto catastrofico, quella privata del figlio a cui lei ha detto era tanto attaccata, ma dall'ignoto, dal mistero, dal perché, quindi doppio momento sconvolgente: il lutto, il mistero. Se questa signora non vuol morire, deve costruirsi qualche cosa, una facciata. E questa facciata che le permette di raccontare in questo modo, quasi per chi vede, come se fosse una scena vista in un film, vista in una commedia, quasi commedia di Pirandello. Noi troviamo questi modi di esporre, questi modi in cui c'è l'involucro per difendersi dalla catastrofe dell'essenza sua. Quindi questo è il primo effetto sconvolgente che fa questa testimonianza. Quindi, come tutta questa rielaborazione, che è una elaborazione anche emotiva, di apparire per non esistere, induce a pensare che ci possano essere anche delle narrazioni che forse sono state elaborate e forse sono state cambiate rispetto a quello che poteva essere l'esperienza vissuta al momento. Sentiamo, dottor Monaco, dal punto di vista che sta indicando adesso il professor Garavaglia, cioè della attendibilità nella ricostruzione di una testimonianza del genere, lei che è un tecnico dell'indagine, che dice? Noi in casi come questi ci troviamo di fronte a gente che è colpita negli affetti più cari. Quindi si può immaginare in quel momento la psiche di queste persone, che quindi non hanno
la lucidità di poter raccontare o descrivere le modalità di questi delitti di cui restano vittime. Difatti io ho rilevato, rispetto alle dichiarazioni che furono assunte all'epoca dei fatti e verbalizzate, dei contrasti, ma sono chiaramente attribuibili a queste considerazioni che ho fatto prima. E che anche a quello che diceva il professor Garavaglia. Ovviamente. Professore, dal punto di vista propriamente psichiatrico, oltre che criminologico, una meccanica di una successione di avvenimenti di questo tipo, lei riesce a tenerli insieme in un disegno o no? Ecco, è proprio questo, sfugge a un disegno logico, almeno al nostro modo di ragionare, sfugge il perché del fatto, cioè tutti avete detto il movente, sfugge ancora. Infatti il movente, secondo la nostra logica, è difficile da ricostruire, se non impossibile. Che dobbiamo pensare? E allora dobbiamo pensare, in questo caso veramente, a una sorta di delitto simbolico, una sorta di delitto vissuto perché per colui che lo commetteva aveva un significato che noi non riusciamo a comprendere. Sì, potrebbe essere il delitto trasversale, potrebbe essere l'uccisione dei figli per vendicarsi del padre, non a maniera della mafia, ma a maniera personale. Comunque è pur sempre, come dicevamo prima, come era stato detto prima, esuberante rispetto comunque al movente. Quindi è chiaro che il vissuto della persona che ha agito era stato ingigantito dell'omicidio. Certo che ha agito, era un vissuto elaborato attraverso delle fantasie, attraverso un suo mondo personale, che non è il mondo nostro, a cui noi difficilmente possiamo accedere. Quando noi riusciamo poi ad avere contatto con queste persone che compiono questi delitti per noi motivati e cerchiamo di scavare dentro di loro, talvolta riusciamo a comprendere per un attimo, oppure perché riusciamo veramente con loro a colloquiare profondamente, a entrare nel loro mondo, che è un loro mondo che non è il nostro mondo. Ma quando poi non li conosciamo, come in questo caso, veramente non possiamo che vagare in un'infinità, numero n, indefinito di ipotesi. Certo, a mio avviso, l'agire di questa persona è stato un agire provocato da un mondo suo, da un mondo che a noi difficilmente interpretabile, difficilmente penetrabile. Grazie, professor Garavaglia. Dottor Monaco, io voglio chiederle un'altra cosa e la pregherei di darmi una risposta non di routine, possibilmente. La testimonianza che abbiamo appena ascoltato, fedele o no, attendibile o no che sia, è una testimonianza che l'abbiamo visto durante la lavorazione di questo programma, ha profondamente turbato, forse soltanto un'altra volta c'era stato un turbamento generalizzato tra tutti quanti quelli che hanno lavorato a questo programma, nel caso della povera Mary D'Amelio di cui ci siamo occupati qualche settimana fa. Ora io volevo chiederle questo, voi che avete a che fare con questo tipo di cose tutti i giorni, un delitto così straziante dal punto di vista privato, ma mi consenta di dirlo, poco rilevante dal punto di vista pubblico, perché non ha implicazioni politiche, perché non ha implicazioni di ordine pubblico generale, perché riguarda il dolore e gli affetti di una singola famiglia chiusa nella sua casa. Voi, a un delitto del genere, che attenzione date? Non mi dica che date a tutti i delitti la stessa attenzione. Questa è una domanda scontata, ma questo caso in particolare ci ha colpiti anche sotto il profilo umano. Tutti si sono potuti rendere conto di quello, la tragedia che è successa in quella mattina lontana, in quell'abitazione. Quindi questo fatto ci ha impegnato, oltre che come poliziotti, come uomini. E noi tuttora profondiamo un impegno massimo su questo caso, che però è obiettivamente ha dei risvolti che non riusciamo a racchiudere in una ipotesi ben definita. Già, perché purtroppo lei mi fa capire che quello che si legge sui libri intendo anche sulla letteratura del genere, è vero, cioè che se manca il movente è molto difficile identificare il responsabile. Già. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, chiamo da Napoli. Sì, mi spiace se non dico come mi chiamo?
Dica. Senta, il problema è questo, non sono d'accordo, su due punti, per questo ho chiamato, non sono d'accordo col capo della mobile di Roma, quando dice che bisogna essere quasi inerti quando viene un rapinatore vicino. Evidentemente lui non ha mai subito una rapina, quindi non sa che cosa si può provare nell'attimo preciso che senti queste mani che ti mettono addosso e ti strappano la borsa. Lei non l'ha mai provato e mi auguro di non provarlo. Ci mancherebbe altro che il capo della mobile si facesse rapinare, signora. Vabbè, può capitare a tutti, mica lo porto scritto in fronte che il capo della mobile sa, guai se fosse così. Lui sa come fare, però. Ah sì? Beh, scusi, no, comunque pubblico, no, mi scusi, l'ho distratta dalla sua domanda. Sì, anche perché ho avuto una rapina e sono stata 10 mesi col braccio immobilizzato. Quindi il secondo punto era questo, è una mia ipotesi, però poiché ci sono dei dati chiari, cioè il ragazzo è molto snello, alto, porta gli occhiali, quindi non credo, secondo il mio punto di vista, non credo che sia un allievo del professore, ma magari un parente, un fratello. Non crede, i ragazzi verso i 18-20 anni, non sono molto pratica, sono chiamati al servizio di leva, quindi ci sarà una scheda, ci saranno delle fotografie e la cerchia è un po' ristretta perché un ragazzo con accento romano è di Roma, l'anno di nascita è quello, quindi anche l'anno della chiamata e poi magari ci sono questi dati un po' precisi, molto snello, molto alto, con gli occhiali, magari avrà avuto anche, non so... sarà stato riformato, visto l'eccessiva magrezza per gli occhiali. Forse è un po' assurdo, ma non sentiamo, credo. Sentiamo che il dottor Monaco che valutazione tecnica dà a questo suggerimento. Io ringrazio per il suggerimento, ma ovviamente noi abbiamo valutato queste circostanze sin dall'inizio. Come ho detto prima, abbiamo esaminato le posizioni di centinaia di studenti e di persone che potevano essere collegati a questi studenti del Galileo e dell'altro istituto, il Pitagora. Quindi abbiamo valutato centinaia e centinaia di giovani che potevano essere corrispondenti a quelle caratteristiche fisiche, però non è uscito nulla. E tuttora continuiamo a lavorare anche su questa ipotesi. Grazie, dottor Monaco. Vediamo nel filmato che segue che cosa accadde nelle ore successive al fatto. Io la mattina in cui è avvenuto questo delitto sono stato informato da una persona che abita vicino alla famiglia Aprile che qualcosa era successo. Sono andato subito in via Levanna cercando di immaginare per la strada quale poteva essere la famiglia colpita da una disgrazia così grave. Ho capito che era stato colpito Cristiano e che anche la sorella Giada era stata ferita abbastanza gravemente insieme alla madre. Nei giorni successivi sono stato vicino alla famiglia visitando tante volte i malati all'ospedale, ho parlato con loro, ho cercato di aiutare un po' sia la ragazza, sia la madre, sia tutta la famiglia a superare una così pesante circostanza. E devo dire che sono riuscito un po', spero, mi auguro, ad aiutare queste persone a recuperare un minimo di serenità. L'ho raccolta io per prima. No, no, senta signora, ha visto qualcuno scendere dalle scale? No, non ho visto nessuno. L'ho raccolta io per prima. I ragazzi dell'oratorio
Purtroppo, siccome le condizioni della madre, come anche quelle di Giada, erano abbastanza critiche e nei primissimi giorni nemmeno si sapeva bene come poteva essere l'evolversi della degenza in ospedale a motivo delle ferite ricevute, allora i familiari avevano pensato di non dire subito alla madre che in realtà Cristiano era stato ucciso. Le cose si sono protratte per qualche giorno e il dire alla madre che in realtà il bambino era morto diventava sempre di più un problema. I familiari, i parenti e lo stesso padre mi hanno pregato di essere presente al momento in cui alla madre veniva data questa notizia così pesante. Io ero presente, io stesso ho parlato con lei e ho detto che in realtà il bambino era morto fin dall'inizio. Cristiano è morto. La testimonianza che abbiamo ascoltato era del parroco di Montesacro. Pronto? Pronto, buonasera. Un po' più forte, per favore, buonasera. Sono Antonello Saba, telefono da Cagliari. Volevo dire questo, nella ricostruzione che ha fatto la madre del bambino è emerso un piccolo particolare che per me è molto importante, però mi sembra non sia stato sottolineato né dalla polizia né tantomeno da chi ha ricostruito i fatti, ed è quello dell'affermazione fatta dall'assassino, il quale alla signora disse a un certo punto: davanti a tua madre pregherai dopo. Mi domando come faceva lui a sapere che la fotografia che si trovava in quella stanza fosse della madre di quella signora. Signor Saba, non conoscesse esattamente la conformazione della famiglia abbastanza profondamente, penso. Signor Saba, lei mette il dito sulla piaga, adesso le do una risposta io, poi chiediamo un supplemento di risposta al dottor Monaco. Non soltanto questo sapeva, ma l'uso del verbo pregare fa supporre che l'assassino fosse in qualche modo a conoscenza del fatto che almeno il bambino piccolo davanti a quel quadro andava a pregare o a parlare. Cioè
più si scava in questa storia, più si vede che l'ignoto omicida era a conoscenza, dottor Monaco, che questo lo chiedo a lei, era a conoscenza di una serie infinita di dettagli sulla vita di... Come ve la siete spiegato? Il particolare di cui ha parlato nell'intervista la signora Aprile non era venuto fuori nel corso delle indagini. Ah, non c'è a verbale, diciamo. Infatti io prima ho accennato a alcuni contrasti emersi fra questa ricostruzione e quella originaria. Questo era uno dei... E adesso che l'ha saputo, come lo valuta? A distanza di quasi più di un anno, la signora ricorda o, diciamo, ha delle sensazioni di ricordare? Professor Garavaglia, questa può intervenire, sia pure, certo, non in via ipotetica. In via ipotetica, assolutamente, in questo bisticcio rilevato dall'ascoltatore Saba. Sì, è molto acuto quello che ha rilevato l'ascoltatore ed è, ripeto, può essere un ricordo autentico, può essere invece un'elaborazione, come abbiamo già detto prima, Monaco e Dio, questo senz'altro. Però che questa persona conoscesse le abitudini, penso che sia è fuori pacifico, penso è fuori che discussione. Sia proprio pacifico. Ecco, scusi, stavo parlando. No, quello che volevo dire prima io è, spontaneamente mi veniva, abbiamo interrogato molte persone con le connotazioni fisiche e dell'identikit di questa persona, ma non abbiamo cavato nulla. Certo, se noi le interroghiamo con una logica nostra, non cameremo mai nulla, perché riuscire a immaginare il loro mondo personale non è possibile. Perché questo mondo personale che si sprigiona in quello che gli psicologi chiamano l'acting out, cioè nella esplosione dell'azione, del passare all'atto di quello che è un mondo personale di dentro, poi dopo si placa, può placarsi tutto. Noi vediamo omicidi anche efferati, che dopo alcuni anni di espiazione sono i detenuti modello, sono persone che quando devono fruire di misure alternative alla pena vengono tranquillamente dimessi dal carcere, perché questo prorompere di aggressività primordiale che conduce all'omicidio ha come risolto la problematica precedente. Quindi interrogare una persona alta con quella faccia e chiedere e cercare di capire il perché, secondo il nostro punto di vista, può essere molto sterile, ma non si può neanche andare a far sì che si immagini che l'altro abbia un mondo suo. Io vorrei dire, come già mi sembra di aver puntualizzato prima, che fra le ipotesi privilegiate era quella che l'episodio fosse scaturito nell'ambito della scuola, nell'ambito quindi di persone che avevano avuto modo di conoscere il professore. Fra questi abbiamo anche svolto indagini su conto di tutti i giovani che erano stati a casa del professore a svolgere ripetizioni, però come ho detto purtroppo non c'è stato alcun esito senza positivo. Esito. Grazie dottor Monaco, grazie professor Garavaglia. Questo è l'identikit che venne fatto dalla polizia sulla base della descrizione allora fatta dalla signora Fiorella, dalla protagonista. E questo giovine che è qua, buonasera, buonasera, è invece Marco Amitrano, un attore di teatro che ha impersonato nella una brutta parte a metà, sì, una parte un po' antipatica, che ha impersonato nel film, nella ricostruzione di Roberto Olla, la parte dell'assassino. Lo dico perché no, non per fare degli elogi al suo modo di recitare, ma perché mentre la testimonianza della signora Fiorella è autentica, la signora Fiorella è lei, è la protagonista del fatto, lui è soltanto un attore e vorremmo che uscisse da questi studi. Mi vuole incolume, mi vuole dare quegli occhiali, per favore. C'è un particolare che va segnalato. La signora Fiorella ha detto, che gli occhiali che l'assassino aveva erano degli occhiali di questo tipo, non dunque del tipo che nell'identikit sono stati, erano degli occhiali di tipo grande, non gli occhialetti alla Cavour, ha detto. Dottor Monaco, vuole dire qualche cosa? L'identikit è stato compilato proprio su indicazione della signora. Difatti è stato anche firmato dalla signora all'epoca in cui è stato compilato. E dunque anche questo è un altro dei dettagli che col tempo, in quella ricostruzione, evidentemente, forse si sono modificati.
Mentre noi parlavamo, grazie a Mitrano, ci ha raggiunto in studio la dottoressa, il medico e psicologo Simona Argentieri. Psicoanalista. Psicoanalista Simona Argentieri. Lo sapevo benissimo, ma è stato il telefono. Lei che è psicoanalista. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, un po' più di voce per cortesia. Dunque, io l'ho telefonato anche prima, cioè volevo sapere una cosa. Non ho capito al momento della ricostruzione se quella persona che è entrata in casa, l'ipotetico diciamo assassino, ha rubato. Se poi i soldi se li è preso. Ecco, lei fa una domanda fondamentale e la ringrazio di averla fatta. Volevo domandare anche un'altra cosa. A questa prima domanda le rispondiamo tra poco. Sì. Volevo sapere se questa persona, come voi pensate, era un ladro, o si presume che fosse, perché ha dovuto fare tante, come posso dire, ci ha messo tanto tempo per cercare di rubare. Cioè io pensavo che se uno entra in casa per rubare, l'unica cosa che fa è prendere i soldi alla svelta e scappare. E scappare, certo. È quello che pensi... invece di uccidere, perché non l'ha fatto in un altro è quello che pensiamo tutti ed è l'argomento. Lei anticipa divinatoriamente l'argomento di cui parliamo adesso. Posso attaccare? Grazie, e grazie. Le rispondiamo in onda. Grazie. Dicevo, mentre parlavamo ci ha raggiunto in studio, ricomincio da capo, il medico psicoanalista Simona Argentieri. Buonasera. Buonasera. Dottor Argentieri, noi abbiamo visto un comportamento in questa ricostruzione che è profondamente contraddittorio. Il professor Garavaglia, quasi un suo collega, ha già accennato qualcosa, ma io vorrei che lei, che è una psicoanalista, un analista del profondo, ci aiutasse forse a capire un passo più in là. Questo assassino, da una parte, prorompe in un impeto di violenza, io non do i dettagli perché cerchiamo di sorvolare sui dettagli macabri, ma che se potessimo darli, se fosse opportuno darli, le assicuro, una violenza devastante. Dall'altra si comporta con una lucidità meticolosa addirittura. Si spiega questa apparente? Sono spiegazioni inevitabilmente molto sommarie e molto ipotetiche, perché probabilmente uno degli scopi di questo nostro parlare insieme è quello disperato di cercare di dare dei significati a quello che è un fatto apparentemente così inspiegabile, forse perché abbiamo bisogno di contenere l'angoscia che fatti del genere determinano e cercare di dare dei significati, forse ipotetici, come è stato detto dalle persone che mi hanno preceduta, forse anche talvolta di fantasia, è comunque un modo nostro per cercare di fare fronte a una vicenda così drammatica. Credo però purtroppo che a partire dal comportamento, che è così contraddittorio come lei giustamente diceva, lo è fino al punto che questo assassino efferato dice più volte scusi, scusi alla donna che prima lega poi tenta di uccidere. Forse questo è un dettaglio che dobbiamo pensare che sia veramente autentico da parte della signora, anche se ci può essere stata quell'elaborazione secondaria che inevitabilmente accade. Per cui le varie ipotesi, un drogato, un assassino, uno schizofrenico, sono tutte possibili e plausibili, ma io aggiungerei qualche cosa di più. Quando diceva molto bene il professor Garavaglia che si tratta di un mondo estraneo nel quale è difficile entrare, io però aggiungerei dal mio punto di vista, dalla mia esperienza clinica anche, che purtroppo non è un mondo così estraneo, in quanto che gli assassini fanno quello che non soltanto i pazienti, ma noi cosiddette persone qualunque, normali, pensiamo. A volte magari lo pensiamo soltanto nelle fantasie inconsce, ma quell'enorme differenza che c'è tra l'agire, tra il fare un gesto di quella gravità e che quindi fa la differenza enorme sul piano della realtà, dal punto di vista invece delle fantasie inconsce, ci appartiene. Professor Garavaglia, vuole commentare questo? Sono perfettamente d'accordo, il significato, cioè il simbolo, che, per cui lui è proprio andato a cercare questo bambino, di questo professore, è quello che è difficile per noi rielaborare, che tutti abbiamo dentro questo istinto aggressivo e lo sogniamo di notte o lo immaginiamo, è verissimo. La differenza fra cosiddetto normale e colui che delinque è proprio quello che in quel momento emerge ciò che noi di solito non lasciamo emergere. Ma nella modalità specifica, arrivare a dover attraverso
Perché il professor Aprile, il suo bambino, la signora? Quello è terribilmente difficile. Infatti era molto bella l'ipotesi che lei faceva dell'assassinio simbolico, che ci fosse un attacco alla famiglia, forse proprio a una famiglia che sembrava così lieta, così unita, con questa capacità della madre di fare di questa famiglia, sia pure all'interno, in una dimensione molto chiusa, tranquilla, diceva più volte la signora Aprile, questa sensazione di un'isola felice, fuori della quale poteva esserci qualunque cosa. Scusi, un'ultima cosa, quel dettaglio così bello del filmato che voi avete riprodotto del bambino che parla con la nonna, col quadro della nonna. Apparentemente è un fatto straordinario, eccezionale, ma in fondo sono fatti così normali questi da parte di bambini che possono avere il compagno immaginario o giocare in quell'area magica che è legittima dell'infanzia e dire che la nonna gli rispondeva. Questo stesso fatto in un altro contesto noi lo chiameremmo psicotico oppure farebbe parte di quelle dimensioni magiche del sovrannaturale, delle apparizioni. Primitive, no? Sì, dette primitive. Dottor Argentieri, professor Garoglio e anche dottor Monaco, io vorrei che voi, scusi lei che è un tecnico, questa pedanteria forse da dilettanti, ma noi nel ricostruire questo fatto ci siamo fermati davanti a tante incongruenze. Una delle incongruenze, io vorrei farvela rivedere, nel filmato che abbiamo c'è una sequenza che ricostruisce esattamente il racconto della signora Aprile. Se la regia potesse mandare in onda il finale di quel filmato dell'assassinio, diciamo, magari a rallentatore, vorrei, ecco questo. Cosa succede in quei minuti, in quei secondi finali di questa tremenda sequenza? Succede che mentre la signora Aprile, ferita alla gola, sanguinante, è già uscita di casa per andare a chiedere soccorso alla vicina della porta di fronte, l'assassino che si è prodotto in quel raptus selvaggio ha la freddezza di chinarsi a cancellare le tracce del suo passaggio, raccoglie il bavaglio con cui ha stretto la bocca della signora, raccoglie i legacci che ha usato per legarla alla sedia, mette tutto questo in tasca, ignora il danaro che la signora Aprile le ha detto trovarsi là, sul canterano, a portata di mano, insieme a pochi ori, ignora il danaro, raccoglie le tracce del suo passaggio e tranquillamente esce di casa. Mentre la donna è già fuori a chiedere aiuto, ci troviamo davanti a una somma di contraddizioni. Voi le spiegate, voi che siete dei professionisti dell'anima, per così dire, ma è difficile per uno che non è professionista a calarcisi dentro. Dottor Argentieri. Eppure purtroppo, per quanto possa essere sconvolgente per noi, è un fatto assolutamente consueto che possano per esempio avvenire dei momenti in cui c'è una scissione tra le emozioni e il comportamento. E questo avviene non soltanto in situazioni così gravi, ma anche, di nuovo lo ripeto, in persone cosiddette normali, che noi possiamo provare l'emozione relativa a un fatto drammatico dei quali siamo stati protagonisti, magari a distanza di anni, magari proprio durante l'esperienza della terapia analitica, che si possa in certi momenti avere quella lucidità, quella freddezza che apparentemente sembra assolutamente meccanica, priva di emozioni. È certo che un episodio del genere non può non lasciare una traccia spaventosa nel giovane che ne è stato protagonista. Però è molto possibile che tutta la quota delle emozioni, della colpa, possa essere rimossa per il momento e si possa poi manifestare più tardi in chissà quale forma magari. Dottor Monaco. Lei giustamente fa riflettere su questa parte finale del filmato, ma le cose non è che si sono svolte proprio così. La signora, secondo quanto noi abbiamo ricostruito, è riuscita a sfuggirgli, quindi si è precipitata fuori e là vi era la donna delle pulizie. L'assassino a questo punto le è uscito dietro.
e quindi poi si è allontanato, facendo capire che non era implicato direttamente nel fatto, cercando di simulare una certa calma. Era coperto di sangue comunque. Beh, questo... Ma però guardi, la signora, ecco, in quel momento non ha avuto, io capisco, il suo stato d'animo, la presenza di spirito di indicarlo. Vi erano anche altre persone. È lui. Lui ha raccolto i legacci e il bavaglio, però questo è vero, voi non l'avete trovato. Noi abbiamo trovato i legacci. Voi avete trovato? I legacci, non il bavaglio. Ha raccolto solo i bavagli, allora può essere stato un gesto. Esatto. Un gesto così, quindi non sappiamo effettivamente. Quindi noi... questa calma che lui avrebbe dimostrato nel finale non ci risulta. Lui è stato costretto praticamente a abbandonare l'appartamento perché la signora è riuscita a sfuggirgli, ad uscire fuori sul pianerottolo. Ho capito. Beh, questo ovviamente in via ipotetica questo ridimensiona molto il finale rispetto alla versione alla quale noi ci siamo attenuti, che è la versione devo dire che oggi dà la protagonista e la vittima di questa... Noi abbiamo le testimonianze anche di altre persone. Di questa vicenda. Dottor Monaco, quando all'epoca dei fatti un suo collega, un ispettore di polizia, il dottor Stupia, l'ispettore Stupia, disse che questo episodio gli ricordava un episodio avvenuto un po' di tempo prima nella stessa zona, anzi vorrei far vedere sulla cartina quanto vicina la zona, perché il fatto di cui stiamo narrando avviene qui, in questa piccola strada ai confini tra la via Nomentana e la campagna, qui. L'episodio di cui sto per riferire brevissimamente avviene qui, quindi veramente a pochi isolati di distanza. Dunque l'ispettore Stupia disse alla signora Aprile che in quella strada a pochi isolati di distanza un giovanotto di 17 anni circa aveva assalito sua madre con il coltello e che corrispondeva alle caratteristiche fisiche dell'omicida di via della famiglia Aprile. Voi avete indagato su Guardi, questo? Su questo caso abbiamo lavorato alla squadra mobile e anche al commissariato competente per territorio, che è il quarto commissariato Monte Sacro. Quindi sono state esaminate tutte le possibili ipotesi. Anche questa ipotesi, la signora Aprile più volte ha fornito delle indicazioni, ha dato delle indicazioni su alcuni personaggi, sono state esaminate tutte, però purtroppo nessuna era quella giusta. Dottor Monaco, le voglio fare un'altra domanda. Noi abbiamo visto che c'è stato quella specie di sopralluogo, e poi pochi giorni prima, e poi l'omicidio il 24. Questo omicida, questo assassino, poteva fare tutto quello che ha fatto, molto meglio nel corso della prima visita. Lui non poteva sapere che il professor Aprile non sarebbe stato avvertito di quella visita ambigua, subdola, e che quindi non avrebbe preso delle misure. Tornando la seconda volta, lui correva un rischio molto maggiore. Vi siete domandati perché non ha fatto tutto la prima volta? Ma anche questo rientra nell'enigma di questo caso. Noi abbiamo, tra le altre testimonianze, quella di una signora che abita in quello stabile, che vede questo giovane mentre si allontana, e la sua attenzione è attirata in particolare da questo sguardo, uno sguardo allucinato, perso nel vuoto. Quindi questo ci fa propendere verso una certa ipotesi. Non sembra un delitto compiuto da una mente normale, da una mente, anche se quella criminale deviata, sembra più un delitto di uno psicopatico, di una persona che non fosse nel pieno possesso delle sue facoltà. E se fosse stato, avete escluso la possibilità che fosse stato un delitto proprio che lui volesse uccidere quel bambino? No, questo a livello neanche di ipotesi. Neanche di ipotesi. Lui ha scaricato la sua furia selvaggia sulle tre persone che erano in casa, e questa furia si è scatenata a un certo punto senza una plausibile ragione. Dica, posso intervenire? Io chiederei l'aiuto del professor Garavaglia, anzi sono sicura che me lo darà, che questa ipotesi dello psicopatico è molto plausibile, anzi direi che è scontato che
un delitto di questo genere non possa far parte di un progetto normale, sia pure di vendetta, di vendetta trasversale diretta. Quindi è certo che ci fosse una grave sofferenza della personalità di quest'uomo. Però chiedo di nuovo il suo aiuto. Ricordiamo per favore a tutti che gli episodi di violenza da parte di persone sofferenti di patologia mentale sono molto bassi, rarissimi, sono addirittura rari. Molto scusi, più rari, non ho capito bene cosa che ha detto? Tra le persone cosiddette malate di mente, i cosiddetti pazzi, sì, usiamo sì, la parola all'antica. I casi di azioni delittuose sono bassissimi, rarissimi, assai più rari che non tra i cosiddetti normali, che hanno delle motivazioni e sono in grado anche di mettere insieme la motivazione con l'atto, e certo, di realizzarlo in un modo conseguente. Concordo pienamente. Questo la mia forse è il nostro dovere dirlo. Purtroppo lunghissima esperienza nei rapporti con le persone che agiscono contro la legge conferma perfettamente quello che dice la collega. Pertanto... psicopatico è un termine molto generico, psicotico è un termine già molto più specifico, psicotico evolutivo ancora più specifico. Che vuol dire diciamo, psicotico evolutivo? Ecco, sto dicendo appunto tre cose. Psicopatico è una personalità che ha dentro di sé delle immaturità, delle possibilità di non conciliare il proprio mondo interiore col mondo degli altri e tante volte esplode e ferisce il mondo, a differenza dal nevrotico che invece il suo mondo interiore se lo macera, è in conflitto col proprio se lo ego, l'altro è in conflitto dentro, col mondo. Psicopatico in linea generica. Nella categoria degli psicopatici esistono molti che commettono delitti. Lo psicotico invece, lo psicotico che evolve, cioè è una persona che si crea uno stile di vita ed entra in un suo mondo e in questo suo mondo realizza i suoi sogni, le sue ansie, le sue paure. Non ha bisogno di delinquere perché già nel suo mondo compie quelle azioni per cui lui è angosciato e che servono ad alleviare o a razionalizzare la sua angoscia. Quindi, delitto di uno psicopatico grave nel senso di una grande labilità del io, cioè delle capacità di controllo di ciò che sta sotto, sì, non psicotico. Per quello che dicevo, non è che ci si possa illudere di fare una rassegna di cosiddetti folli e allora troviamo il malato. No, è questo significato in quel momento che emerge nell'azione e non nel sogno o nell'immaginazione, ecco questo contraddistingue quello che noi usiamo definire psicopatia o sociopatia, ma è quanto mai arduo riuscire a coglierlo poi. Ripeto, ho detto prima, e se questo è un'illusione, potesse servire, raccogliendo anche proprio quello che diceva prima la collega, io ho detto prima che l'omicida anche efferato dopo alcuni anni di espiazione ha in un certo qual modo assolto al suo oscuro senso di colpa, che può essere perfettamente non cosciente, perché il pentitismo è una cosa rarissima, ma di dentro c'è il senso di colpa. Se lui in un certo modo viene condannato, cioè espia, il senso di colpa può andarsene e l'omicida è guarito. Questo signore, che adesso non è più un giovane, comincia a diventare una persona adulta, se si dovesse continuare dentro di sé questa pena, questa angoscia, questo senso di colpa, è molto peggio che se dovesse espiare per mano dell'uomo. Grazie professor Garavaglia. Dottor Argentieri, volevo attirare la sua attenzione su un altro fatto. L'assassino di cui stiamo parlando esce di casa e sparisce. A parte la testimonianza della vicina di cui diceva poc'anzi il dottor Monaco, nessuno si fa vivo, nessuno le segnala la traccia, come questo disinteresse? Sì, questo per me è uno dei punti più interessanti, più importanti dei quali dobbiamo parlare insieme. Prima lei diceva cosa sarebbe successo se la signora avesse detto è lui, lo avesse indicato. Lei che non so cosa ne pensa, dottor Monaco, forse non sarebbe successo niente. Ma comunque penso che ci sarebbe stata più gente. Sarebbero usciti tutti da casa, c'erano altre persone che intanto si apprestavano ad entrare nel sì, palazzo. Sì, forse per il riconoscimento questo ci avrebbe aiutato, però dal mio punto di vista rimane questa sensazione durissima, della sensazione di apparente indifferenza, di cinismo della maggior parte delle persone che vediamo poi quotidianamente. Sì. No? Sì. Ora, io penso di poter dire che non si tratta di cinismo, che si tratta di qualche cosa di più complicato, che c'è innanzitutto una sensazione di paura
che viene in qualche modo elaborata e si organizza una difesa contro l'angoscia. Vorrei, dottor Argentieri, vorrei che lei accennasse soltanto a questo tema, perché il tema della paura vorrei che nella seconda parte di questo programma, che sarà tra poco, sì, lo sviluppassimo ad hoc, perché è un tema, è il tema latente, sotto il grande tema latente sotto questo caso. Noi abbiamo tra l'altro anche fatto un esperimento, proprio su quella, un esperimento che mostreremo subito dopo l'interruzione che tra pochi istanti ci sarà per mandare in onda il telegiornale, tra pochi minuti. Abbiamo fatto un esperimento, una ricostruzione dal vero di quello che è successo quella mattina tra le 8.30 e le 9. E l'abbiamo fatta col nostro attore Amitrano e tra un po' la vedremo. Prima vorrei che andasse in onda, per favore, l'appello della signora Fiorella Aprile. Non è possibile che questa persona, la chiamo persona anche se non appartiene certamente al genere cosiddetto umano, sia uscito tranquillo dalla mia casa dopo quello che ha fatto e dopo, oltretutto col fatto che doveva essere assolutamente, non dico macchiato, ma cosparso di sangue. Non è possibile che non abbia incontrato una persona, un curioso, un qualcuno, uno sguardo. Non è possibile che si sia dileguato nel nulla, venuto dal nulla e dileguato nel nulla, come disse una persona tempo fa, un inquirente. Sembra dileguato nel nulla. No, non è dileguato nel nulla, è dileguato nell'indifferenza dell'umanità che ci circonda nelle cosiddette grandi città. In questa tragica circostanza io ho avuto modo di vedere che ci sono, in contrasto col male c'è anche il bene. Ho avuto tanta solidarietà, tanta umanità, tanto affetto, amore, e questo mi ha aiutata. Non dico ad andare avanti, perché non mi sembra di andare avanti, ma comunque a sopravvivere fino a oggi, a sopravvivere, a cercare di tirare avanti i miei altri due figli. Questo amore, ma in questo amore ci deve essere comunque la punta del serpente che impedisce che le cose vadano poi al fine giusto, che sia fatta giustizia. Ci devono essere delle persone che lo conoscevano. Questo deve avere una famiglia, e ammesso che non avesse una famiglia, che fosse un emarginato, un drogato, un malato, deve avere avuto dei contatti. Deve mangiare, deve uscire, deve entrare, deve dormire in qualche posto. E allora io faccio un appello che non ha bisogno di commenti, parla da solo. È una mamma che parla in una tragedia che non ha uguali. È troppo grande quello che è successo, non si può tacere. Anche perché mio figlio purtroppo ormai è stato una vittima. Ed è finito così. Ma quante altre vittime? Quanti altri bambini potrebbero esserci a breve scadenza? Vale la pena tacere? Io vorrei parlare con un uomo della strada che forse sa e tace e ha dei figli, e dire: è tuo figlio? Pensaci. Una telefonata anonima. Ma non vale la pena il rischio, di correre il rischio. Noi siamo all'8262 e rimaniamo dietro questo telefono col prefisso 06 di Roma anche durante l'intervallo del telegiornale della sera che adesso va in onda. Pochi minuti, le notizie, e poi torneremo noi con la seconda parte e gli sviluppi di questo telefono giallo. Grazie, a tra poco. Comincia qui la seconda parte di Telefono Giallo dedicata al caso Aprile, l'omicidio avvenuto in casa Aprile il 24 di febbraio del 1987. Attorno a questo tavolo, cominciando dalla sinistra, sono seduti adesso Harry Robert Tracci, che è un allievo, è stato un allievo del professor Aprile, poi Roberto Olla, il regista delle ricostruzioni filmate che abbiamo presentato, il dottor Monaco, dirigente della squadra mobile, consulente di questo programma e autore delle indagini su questo delitto,
la collega cronista di Repubblica Ambra Somaschini. E poi ancora Cesare De Seta, storico dell'architettura, cattedratico a Napoli. Vedremo perché uno storico dell'architettura, lo vedremo tra poco, ha diritto e ragione di sedere attorno a questa tavola a discutere con noi di un omicidio. Il dottor Simone Argentieri, medico psicoanalista, e quindi, saltando me, il collega Dido Sacchettoni del Messaggero, inviato del Messaggero, e il professor Gianfranco Garavaglia, criminologo e psichiatra. Avevo annunciato alla chiusura della prima parte di questo programma che noi abbiamo fatto un esperimento. L'assassino del piccolo Cristiano Aprile uscì di casa sconosciuto e si confuse nel deserto della campagna che comincia poco dopo la strada dove è avvenuto il fatto qui a Roma, o nel traffico caotico della via Nomentana. Noi, con una camera nascosta in un pulmino, ieri mattina, una mattina di aprile, il delitto è avvenuto in una mattina di febbraio, un anno fa, abbiamo provato col nostro attore Amitrano, a riprodurre le condizioni di uscita dalla casa dell'assassino di quel giorno. Vediamo che cosa è successo. Per tre volte il nostro attore è imbrattato di finto sangue, ma che chiunque poteva scambiare per sangue vero, è uscito dal portone numero 35, dal civico 35 di Via Levanna e ha incontrato una volta nessuno, una volta una signora che però l'ha visto soltanto di spalle, l'ultima, e la seconda volta ha incrociato letteralmente sul portone una delle inquiline del palazzo, che gli ha dato un'occhiata, ha avuto un piccolo soprassalto, come potremmo vedere se avessimo la possibilità tecnica, non so se è possibile, di rivedere a rallentatore quell'incrocio, ed ha tirato via. Eccola. Il nostro sta per uscire. Ecco, in questo momento la signora si accorge che c'è qualcosa che non va e tira lungo. E tira di lungo. Noi quella signora non abbiamo potuto fermarla perché poi è entrata dentro, ci sono 18 porte in quel palazzo e non ce la siamo sentita di andare a suonare a tutte e 18 le porte non avendo nessun titolo per farlo. Se però quella signora, che è probabilmente in ascolto, volesse telefonarci e dirci perché, pur avendo trasalito e quindi notato che il nostro attore, che lei non sapeva ovviamente essere un attore, grondava sangue, ha tirato di lungo, credo che renderebbe un servizio non soltanto a questo programma, ma a una più generale comprensione delle reazioni
davanti a fatti di questa natura, dottor Argentieri, o sbaglio? Sì, credo che ci aiuterebbe per quello che è nelle sue possibilità, perché probabilmente la maggior parte delle reazioni così assurde rispetto all'incontrare una persona macchiata di sangue e fare finta di niente sono reazioni a livello inconscio. Quindi forse la signora ci potrebbe aiutare, ma dobbiamo anche aiutarci un poco da soli con la nostra esperienza per cercare di capire. Quello che dicevamo prima di questa interruzione del telegiornale è che probabilmente all'apparenza si tratta di cinismo, ma che sarebbe veramente troppo superficiale liquidare come cinismo questo comportamento che ormai coinvolge tutti i livelli della società in tutto il mondo. Persone che muoiono, persone che cadono, guerre, di telegiornale guardato mentre siamo a cena. E un atteggiamento generale di apparente indifferenza. Probabilmente questa apparente indifferenza è soltanto una reazione difensiva all'angoscia e alla paura che confrontarsi con delle situazioni così drammatiche comporta. Solo che appunto se difendersi dall'angoscia è necessario, ci sono delle difese che sono sane, mature, progressive, delle difese che sono invece regressive, come la negazione, fare finta di niente, pensare che le cose brutte non succedono nella nostra casa, che succedono un po' più là, o che non capiteranno a noi, o che non capitano ai bambini, che capitano soltanto alle persone cattive e non potranno toccarci. Agli altri. Grazie. Il collega Dido Sacchettoni, inviato del Messaggero, è autore di un libro sulla banda detta dell'arancia meccanica, una banda di ladri, rapinatori, stupratori, del quale libro, della quale banda parliamo tra un istante. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Senta, io mi chiamo Roberta e sì, ho fatto una supposizione diversa da quella che avete fatto voi. Cioè per me non è una vendetta parallela. E il motivo è questo. Questo giovanotto arriva in casa la mattina alle 8:30, ora in cui di solito in casa c'era solo la signora. Lui non sa che i ragazzi sono in casa, perché eccezionalmente i ragazzi quella mattina sono a letto. Lui entra, se fosse una vendetta parallela, potrebbe uccidere la signora in qualunque momento. E invece no, chiede i soldi, perché secondo me è un rapinatore, però conosce la famiglia. La furia omicida si scatena nel momento in cui lui scopre che in casa ci sono i ragazzi e si scatena soprattutto sul ragazzino, perché secondo me il ragazzino lo conosceva. E a quel punto lui si rende conto, il ragazzo si sveglia, chiama la mamma, probabilmente lo vede, che il ragazzo può dire chi è. Grazie Roberta. Dottor Prego. Monaco? Come? No, chiedevo al dottor Monaco un parere su questa sua ipotesi. È un'ipotesi che... L'avete fatta questa ipotesi? È stata anche questa ipotesi è stata fatta, come già mi è sembrato di aver detto prima, le ipotesi che noi abbiamo formulato sono state diverse e tutte attentamente esaminate, ma nessuna purtroppo si è rivelata quella utile, quella che ci consentisse di pervenire all'individuazione dell'omicida. Grazie, dottor Monaco. Sacchettoni, lei ha scritto un libro che praticamente raccoglie la confessione di quel, come si chiamava? Panetta, Remo Panetta, forte. Agostino Panetta, detto Remo. Il capo di quella banda dell'arancia meccanica. Sì, chiamata arancia meccanica, forse un po' propriamente, non so. Alla luce di quello, quanto tempo ha parlato con Panetta? Molto tempo, direi un paio di mesi. Un paio di mesi? Sì, andavo in carcere, ci parlavo. Direi, credo che tu hai detto confessioni. Sì. Non so se si trattasse propriamente di confessioni. Diciamo che lui con me ha raccontato... ciò che è andato col nome di misfatti, e ovviamente erano misfatti, cioè il terrore che ha seminato a Roma. Ecco, e che impressione ha avuto questo da questa confessione di Panetta, da questo racconto una cosa, di Panetta? Secondo me sì, molto semplice tutto sommato, cioè che in realtà la violenza o il terrore che accadono in una città come Roma o in qualunque altra città di questo pianeta, sì, in realtà è una specie di catastrofe naturale. Accadono come i terremoti queste cose. Nel senso che non c'è, è ovvio che qualcuno premedita di andare a casa di qualcuno per avere cosa? Il danaro. Danaro. Niente altro. Nel caso della banda dell'arancia meccanica anche sesso? No. Credo che il sesso è stato un deterrente
usato dai rapinatori per ottenere in modo più rapido o più agevole il denaro. Era una specie di ricatto molto sottile per certi versi. Era come mettere alla prova, mi rendo conto che se questo accade in una famiglia, in qualunque famiglia, la nostra, la sua, eccetera. No, questa, no, io purtroppo sciaguratamente credo di conoscere bene questo problema. Cioè, il problema di avere le violenze sessuali sono state quantificate in sette violenze sessuali, incerte o certe, non importa, è comunque orrendo perché il sesso era un deterrente per ottenere più rapidamente denaro. Se tu non mi dai i soldi io ti violento. E allora era un prezzo che la signora o chiunque in quel momento doveva pagare. Somaschini? Sì, volevo dire che si tratta di una criminalità molto diversa, quella è criminalità organizzata. Erano premeditate tutte quelle rapine. Ma accadevano casualmente, cioè potevano scegliere te o me e questo non aveva alcuna importanza per loro. È un criminale, cioè, differente. Io dico che questo tipo di situazioni accadono dovunque. Io le vedevo prima l'intervista della signora, che era agghiacciante. L'intervista della signora Aprile, voglio dire che io non credo che diminuisca la violenza in Italia, sicuramente criminali hanno ascoltato l'intervista della signora Aprile, ma non per questo, certo, commuovendosi, ma non per questo cesseranno di essere criminali. Poi chiediamo anche un momento solo, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Fiorella Aprile. Ah, la signora Aprile. Sì. Stavamo parlando di lei. Sì, mi scusi, io vorrei dire... Lei ha visto questo programma? Sì, naturalmente. Se lei me lo consente vorrei dire qualcosa che riguarda Cristiano e la sua memoria. La prego. Prima però, mi scusi, vorrei fare una piccola precisazione che tengo doverosa al dottor, proprio personalmente, al dottor Rino Monaco. Naturalmente sia chiaro che non si tratta di una precisazione che abbia carattere polemico, ma che proprio tende a sottolineare quella che stiamo facendo, cioè la ricerca della verità. E invece, visto che c'è stata una informazione sbagliata, il dottor Monaco, lei mi segue? Ce la seguiamo tutti, signora, sì. Dottor Monaco è in possesso di un'informazione sbagliata riguardo all'atto finale del giorno della tragedia. Cioè, io purtroppo non sono sfuggita alle mani dell'assassino e sto correndo fuori la porta, eccetera, seguita da lui. Ma è stato il contrario, come risulta dal verbale da me firmato. E cioè, io sono caduta a terra dopo i tre pugni finali, diciamo, poi dopo essermi accasciata mi sono rialzata e sono uscita a chiedere aiuto, convinta che l'assassino fosse già lontanissimo, e solo quando sono uscita dall'ospedale mi hanno detto con mio immenso stupore che è uscito dopo di me, cosa che mi fa non mi fa capire come abbia trascorso questo tempo, dove sia andato, dove sia stato, forse nel salone a cercare i legacci, il bavaglio, qualcosa di questo genere. Ecco, questo volevo dirlo solo riguardo al discorso, a quello che si è detto prima, a cui ho assistito, mi è sembrato giusto chiarire, perché è così che è andata la cosa. Adesso volevo parlare un attimo di Cristiano. Sarebbe un nostro desiderio, intendendo la volontà del papà di Cristiano e di tutti i suoi familiari, di istituire o dedicare alla memoria di Cristiano Aprile un centro sportivo, sociale, un centro per drogati, ricreativo per ragazzi, un ente di assistenza, o anche intestare una strada, una piazza, qualcosa di simile. Ci rendiamo conto che i destinatari di simili iniziative in genere sono personaggi illustri, comunque di rilievo, come artisti, letterati, santi, matti, ma vorrei dire, Cristiano certo era solo un bambino molto buono e dolce, insomma, e almeno per ora non ha qualifica di santo, però una cosa è certa, che è stato un martire della violenza di questo strano mondo di oggi. Non di una violenza quale può essere quella collegata, non so, a un evento bellico o a un credo politico, che spesso sono, pur senza nulla togliere loro di valore, di rispetto, tuttavia delle scelte consapevoli, libere, responsabili. Ma Cristiano non aveva scelto, non aveva chiesto di morire. Qualcuno lo ha deciso per lui, usando di questa violenza stupida, crudele, inutile, di una società che sembra cadere ogni giorno di più in un baratro di abiezioni e di orrori. Grazie, vorrei che le rispondesse il professor Garavaglia, signora. Questo bisogno di far rivivere il bambino in un qualche cosa che serva agli altri è molto bello, è molto segno di amore. Quindi chissà, se qualcuno raccoglie questo invito potrebbe fare veramente una cosa che serve ad altri, e quindi Cristiano sarebbe certamente onorato nella sua memoria.
non si può che approvare questa istanza della signora e caldeggiarla. Grazie signora Aprile, grazie tante, grazie di tutto. De Seta, una delle reazioni, professor De Seta, una delle reazioni che si sono avute in quel quartiere, in quella strada, in quel palazzo, dopo l'omicidio che abbiamo ricostruito stasera, è stata una generale blindatura di tutte le porte e di tutte le finestre al pian terreno e al primo piano. Vorrei che lei, storico dell'architettura, commentasse questo tipo di reazione. Abbiamo visto la reazione di tipo psicologico e psicoanalitico, vorrei che commentasse quella di tipo esterno. Ma qualunque cosa io dovessi aggiungere alla drammaticità di una testimonianza, di un episodio così efferato, devo dire ho il sospetto che ha sempre il carattere di qualcosa di molto, molto poco rilevante. Comunque la domanda che lei mi pone ha un senso, perché le nostre città trasudano un sentimento di paura di cui le finestre blindate dei primi, dei secondi piani, ormai anche dei terzi piani, sono direi una testimonianza palmare. Aggiungerei che il sentimento della paura, il rapporto, il sentimento di paura è in qualche modo implicito nella stessa città, non solo nella città contemporanea, ma nella città di sempre, come luogo di ricovero, come luogo dove potersi meglio difendere. E all'interno della città c'è una specie di luogo che è la torre fortificata medievale, il palazzo fortezza che è nella città. Eccoci, io temo che nei nostri ultimi 30, forse anche meno, 15-20 anni, abbiamo assistito ad un ritorno ad una paura che avevamo dimenticato, cioè un revival del Medioevo meno affascinante, meno gradevole e suggestivo di quello di cui ci parla l'amico Eco. E su questo mi sembra noi dobbiamo riflettere, cioè pensiamo soltanto al rapporto di proporzione che c'è tra i vani di una casa di oggi e i vani, diciamo, liberi, aperti, che possono essere porte o finestre o balconi, e quella soltanto di 20 anni fa. Adesso credo che quasi tutti hanno dei sistemi di difesa, no? Che ci sono aziende che prosperano con meccanismi elettronici di controllo. Questo soltanto 15-20 anni fa non era più Professor possibile. De Seta, guardi questa immagine. Questa è l'ambasciata americana, no? Palazzo della Regina Margherita. Il palazzo della Regina Margherita. Poi ambasciata americana. Poi ambasciata americana, in cui noi vediamo che era praticamente senza nulla e che invece oggi è diventata una specie di fortezza blindata. Sì, questo negli ultimi tre anni. Qui siamo a livello, diciamo, del politico. Un momento solo, per favore. Prego. Cioè siamo a livello del politico, nel senso che è chiaro che l'ambasciata americana, o ahimè qualunque altra ambasciata, ormai è una fortezza che va difesa. Io credo che sia molto più drammatico che anche la nostra piccola casa va difesa come una fortezza. Grazie professor De Seta. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera a lei. Senta, io sono un ufficiale dei carabinieri. Anni fa, durante l'esercizio della mia professione, mi successe un fatto che ritengo piuttosto analogo a quello che voi state trattando. Una ragazzina, una giovane ragazzina, si suicidò buttandosi da un balcone. E si suicidò lasciando scritto nella lettera perché era stata bocciata dal proprio professore. Io intervenni nelle indagini e nel proseguo delle indagini venne fuori il fatto che la mamma, dopo un po' di giorni, morì. Morì perché sia perché era un po' sofferente, sia perché si disse morì di crepacuore per il dolore, per non aver saputo sopportare il dolore della scomparsa della figlia. Successivamente parlai con un fratello. Questo ragazzo
ragazzo, che era un uomo mite, un ragazzo giovane, mite, aveva 22-23 anni, buono, mi disse che pur di far provare lo stesso dolore che aveva provato lui nella scomparsa della sorellina, il dolore che aveva provato per essere per la scomparsa della madre, sarebbe stato capace per la prima volta nella sua vita, e quindi per l'ultima, perché sarebbe rimasto un caso isolato nella sua vita, che avrebbe avuto un senso per la morte della sorellina e per la scomparsa della madre, di far provare lo stesso dolore che avevano provato lui con la sua famiglia, che era stata gettata sì. nella tragedia più nera, facendo provare a quel professore quello stesso dolore che loro avevano subito. Ora io ho seguito la vostra trasmissione e sono rimasi all'epoca colpito dal fatto come un uomo possa improvvisamente, un giovane, essere colpito da una lucida follia, anche temporanea, e in questo sono d'accordo sia con il dottor Monaco, che aveva accennato al problema nell'ambito della scuola, sia con il professor Garavaglia, che aveva accennato ad un qualche cosa di questo genere. E allora io penso, non potrebbe trattarsi di un caso simile? Abbiamo parlato del suicidio di questa ragazzina, potrebbe essere qualcosa di leggermente diverso, potremmo vedere, potrebbe anche essere il ragazzo della fidanzatina, qualcosa di questo genere. Però questo che di colpo decide di farsi vendicatore di questo fatto a sé stante, colpisce, e infatti trova le scuse, poi sono tutti i corollari, quello del denaro, dei soldi, delle altre cose, colpisce, lascia il denaro perché non gli interessa più, perché ha esaurito il suo compito, e ritorna nell'ombra. Dottor Monaco. Io rispondo con quello che già avevo detto prima, cioè noi abbiamo esaminato questa ipotesi, abbiamo interrogato centinaia di studenti della scuola, i familiari, abbiamo svolto delle indagini per vedere se ci fossero degli episodi che ci potessero ricondurre a questa situazione, cioè ecco un fatto che aveva provocato in una famiglia un comportamento del professore anche non voluto, anche così casuale, che avesse potuto provocare un piccolo dramma in una famiglia, per cui avesse potuto poi sollecitare una reazione così abnorme. Però purtroppo non è emerso nulla. Roberto Olla, il regista dei filmati, voleva dire qualcosa. Sì, intanto vorrei ricordare l'appello della signora Aprile, che è un appello rivolto soprattutto alle autorità di Roma, quindi al sindaco di Roma. A questo punto mi pare che tutti i presenti concordino sul fatto che intestare una strada o un centro sportivo a questo bambino, oltre che ricordarne la memoria, oltre che rievocarne la memoria, può essere utile a tutti, forse per superare questa paura. Ma poi volevo dire questo, il nostro non è un programma di spettacolo, questo gli ascoltatori, gli spettatori lo sanno benissimo. In un programma analogo, in America, sono stati arrestati 7 evasi, grazie alla collaborazione tra la televisione e le forze di polizia. Ora, In quel caso era precisamente l'FBI. Esatto. Ora, noi stiamo, come dire, con questo programma cominciando a costruire questa collaborazione, quindi vorrei dire al dottor Monaco, a questo punto cosa facciamo? Cioè, noi ci siamo buttati in questo caso, l'abbiamo studiato, l'abbiamo ricostruito, ora le indagini non sono compito istituzionale nostro, tornano alla polizia. A questo punto, siccome il nostro programma vuole ottenere anche dei risultati concreti nella realtà, che cosa farà la polizia? Come proseguiranno le indagini? Ma le indagini, come già ho detto, erano in corso e proseguiranno come prima. Soltanto mi pare che sia la parte fondamentale, forse si è un po' persa di vista, è l'invito che ha rivolto la signora Aprile a quella persona che vive con questo omicida, a quelli che lo conoscono e che quindi da queste indicazioni, da quello che si è detto questa sera, possono trarre quelle indicazioni per individuarlo e quindi poi indicarcelo con una telefonata, uno scritto, una qualsiasi cosa. Grazie. Pronto? Pronto? Sì. Senta, buonasera. Sono un appartenente alla Polizia di Stato. Sì. E quello che rilevavo durante la trasmissione è questo. E appunto in queste ultime parole il regista l'ho anche fatto evidenziare. La partecipazione dei cittadini alle continue segnalazioni che ci pervengono, il dottor Monaco lo saprà sicuramente, in tutte le questure d'Italia, specialmente quando
a fronte di richieste di atti vandalici che ogni sera, ogni mattina, eccetera, eccetera, purtroppo ci coinvolgono tutti. Quindi la necessaria partecipazione da parte del cittadino, che è sicuramente spronato attraverso la vostra trasmissione, attraverso trasmissioni similari. Quello che comunque osservavo nel proseguo delle indagini fatte così questa sera è che se l'orario avvenuto il fatto dalle 8.20, 8.25 alle 8.55 circa, quindi un orario in cui l'eventuale alunno doveva essere assente o quantomeno doveva mancare alla prima ora. Infatti. Ecco, quello che mi chiedo io è questo: se è pur vero, come è vero, che sono stati interrogati centinaia di persone, è stato rilevato dall'istituto, non so se quello statale o comunque quello parastatale del secondo istituto dove insegnava il professor Aprile, l'assenza di qualche elemento o addirittura le pur labili sistemi di vigilanza delle scuole purtroppo hanno permesso a questo individuo di essere assente alla prima ora e quindi di entrare in ritardo alle lezioni. Monaco, è una domanda per lei. Mi ripeto, abbiamo esaminato queste posizioni, abbiamo controllato gli alibi di centinaia di ragazzi, ma non è venuto fuori, anzi abbiamo escluso che potesse essere direttamente un alunno del professore, perché un alunno era riconoscibilissimo, per cui non poteva andare personalmente, quindi era eventualmente qualcuno che avesse a che fare e che quindi sapesse dell'attività del professore, infatti, e dell'esistenza, infatti, della famiglia. È un enigma perfetto, dottor Argentieri. C'è un'ultima ipotesi, sì, che abbiamo tralasciato. Si parlò in quel periodo, un poliziotto la tirò fuori, che lavora al commissariato di Montesacro, disse che forse era un ragazzo che si era invaghito della signora Aprile, che l'aveva vista probabilmente a scuola o che l'aveva vista insieme a suo marito, e che se n'era invaghito, e spiegò questa cosa dicendo che era proprio per questo che dopo essere entrato a casa venne fuori completamente questa follia, perché si accorse che i bimbi erano a casa, invece lui la voleva trovare da sola. Anche questo fa parte delle ipotesi. Ha avuto una qualche sviluppo investigativo questa ipotesi? Lo escludo. Altrimenti ne avremmo parlato questa sera. Dottor Argentieri. Sì, io avrei voglia di ricollegarmi a un tema che è venuto fuori più volte e abbiamo lasciato cadere ingiustamente, che è quello di quello che possiamo fare noi, oltre a tutte queste ipotesi che poi inesorabilmente dottor Monaco ci dice sì, è vero, possibile, interessante, abbiamo provato inutilmente. Mi pare che sia quello di quel che si può fare, oltre a questa idea molto bella, cioè commemorativa dell'eventuale centro o strada, cioè quello della mancanza di solidarietà da parte della gente, quello che prima lei stesso aveva sollevato del perché nessuno si interessa dell'apparente cinismo, perché c'è sicuramente una carenza della possibilità di una collaborazione, se davvero in tutti i casi criminosi ci fosse una fiducia, perché questa che probabilmente manca da parte della gente, di poter parlare, di poter collaborare, un aiuto autentico si potrebbe dare, ma l'ha detto una delle signore che ha telefonato all'inizio, noi siamo qui abbandonati. Ora io non entro minimamente nella valutazione se questo sia vero o no, però la sensazione generale delle persone è di un'assoluta solitudine e quindi ciascuno rimane scisso nel suo piccolo mondo con la sua porta blindata, con le sbarre alle finestre, senza che ci sia mai una sensazione che si possano integrare determinate forze, che secondo me ci sono delle forze generose, delle forze di solidarietà, che non è che siano morte o finite, che sono scisse, non sono integrate con un'altra. Credo che le voglia rispondere il professor De Sica. No, per carità, non rispondere su argomenti di cui non ho nessuna competenza. Volevo soltanto dire che questo sentimento della solidarietà che il contesto urbano dovrebbe in qualche modo contribuire a rendere più forte, io temo che in alcune dimensioni, cioè superate alcune soglie, invece crolla. E il caso veramente clamoroso che mi è personalmente capitato di avere esperienza diretta, non affatto drammatica ma significativa come testimonianza, che una quindicina di anni, intorno al 71-72, ero negli Stati Uniti e andai a trovare un famoso collega, importante storico dell'arte, e questo mi ha ricevuto verso all'imbrunire
sulla soglia della porta. In che città? Dove? A Washington. A Washington. Nella, diciamo, nei quartieri tra i bene della Washington. Georgetown. E mi tirò immediatamente nella casa dicendomi in un italiano da antico tedesco come era Witkower, dicendomi: deve sapere che una silhouette stagliata in un vano di porta è sempre un ottimo bersaglio. Piccoli omicidi. Perché uno degli sport, devo dire, veramente del tutto folli, è quello di sparare a silhouette. Buonasera, mi scusi l'attesa, ma il professor De Seta stava raccontando una cosa di grande interesse. Certo. Buonasera, signora. Buonasera, sono Giovanna da Roma, dottor Augers. Sì. Vorrei rivolgere la mia domanda al dottor Monaco. È lì per lei. Dunque, volevo dire, dalla ricostruzione che abbiamo visto questa sera è emerso che questa porta di casa è rimasta aperta. Dunque, nessuno può negare, almeno in via ipotetica, che qualcun altro si possa essere inserito in quell'appartamento. D'altronde la signora ci dice che esce, trova la forza dopo questa terribile cosa che le è accaduta di uscire, di bussare alla sua vicina e che solo dopo di lei, e ce lo conferma questa sera, solo dopo un certo tempo esce questo giovane. Ma un altro avrebbe potuto precedere la stessa uscita della signora. E d'altronde vorrei dire che la stessa inquilina e la cameriera che si trovavano sul pianerottolo parlano di un giovane non poi così sconvolto, diciamo, dal sangue, non così devastato dal sangue, come affermerebbe la madre. Si potrebbe trattare quindi di due presenze diverse, un giovane che ha preceduto l'uscita della signora e un giovane che ha seguito questa uscita. Volevo sapere se questa ipotesi è stata presa in considerazione. Grazie, Giovanna. Lo escludo perché la signora, quando ha aperto al giovane, il giovane non era ancora armato, ma si è presentato di nuovo con il pretesto di chiedere il libro. Per cui la signora lo ha fatto entrare e naturalmente ha rinchiuso la porta alle sue spalle. Poi, mentre si apprestava a portarlo dove era lo scrittoio del marito, a questo punto è stata aggredita, presa alle spalle e minacciata con il coltello. Quindi vorrei fare una domanda a Tracci. Tracci, lo ricordo per chi non fosse stato all'ascolto della prima parte di questo programma, è un ex allievo, adesso fa l'università, del professor Aprile. Quando accadde il fatto, nel febbraio dell'anno scorso, lei era ancora in quella scuola Galileo Galilei dove Aprile insegna? No, io ero già iscritto e frequentatore dell'università, per cui ero già uscito da quell'istituto e non avevo avuto modo di parlare. Sa le reazioni che il fatto creò in quella scuola? Le conosce? Ne parlò? Ma io parlando, risentendomi con compagni di classe oppure di istituto, mi sono accorto che bene o male tutti avevano qualcosa da dire, avevano le loro idee sul fatto che io penso poi siano state tutte messe in lista per poter essere esaminate. E volevo dire un'altra cosa, in base alla ricostruzione che è stata fatta e che abbiamo visto questa sera, e che effettivamente ha cercato di ricalcare nel modo più perfetto lo svolgimento dell'azione criminosa di quel ragazzo, sono emerse alcune discrepanze fra la deposizione che ha fatto la signora a suo tempo e quelle che invece abbiamo sentito questa sera. Io volevo sapere se il dottor Del Monaco ritiene di dover riesaminare con la signora la deposizione che a distanza di un anno ha fornito per la ricostruzione dell'avvenimento. Il dottor Del Monaco non è un tenore, ma si chiama Monaco. Dottor Monaco. Ma comunque credo che un momento siano solo dei contrasti, e questo l'ho detto prima, che possono essere nati da un ricordo che si è attenuato, il ricordo poi oltretutto con un fatto così grave, con dei sentimenti così cari colpiti, è chiaro che deforma la verità, insomma, quindi è chiaro che noi parleremo, come già in passato è stato fatto con la signora, per ricostruire nuovamente, per cogliere nuovamente queste situazioni. Grazie. Pronto? Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera. Dunque, proprio agganciandomi all'ultima cosa che ha detto il dottor Monaco,
Nella ricostruzione a un certo punto la signora dice che l'assassino ha chiesto ma chi è quello, riferendosi al bambino. Quindi mi sembrerebbero cadere l'ipotesi che l'assassino conosca bene la composizione familiare della famiglia del professore e che conosca bene il bambino e che quindi abbia sfogato la sua furia omicida per paura di essere riconosciuto. Questo adesso andrebbe verificato appunto nell'ambito di una nuova ricostruzione se effettivamente questa persona ha detto ma chi è questo, sorpreso della presenza di un bambino o sorpreso del bambino stesso. Volevo poi chiedere al professor Garavaglia come si collega il fatto che l'assassinio, compiuto sicuramente da uno psicopatico per l'efferatezza del delitto, però sia avvenuto in due tempi. Cioè evidentemente questo psicopatico non si è trovato lì per caso, ma è andato in quella casa perché era convinto che lì ci fosse qualcuno che gli aveva fatto un sopruso. Se è uno psicopatico, fanta ipotesi, me la concedete, ci proviamo. La richiesta del libro la prima volta potrebbe forse essere più importante di quanto non sia emerso questa sera. Non è possibile che ci sia qualche motivo collegato con questo libro, cioè in questo libro ci fosse qualcosa, mi scusate la fantasia, qualcosa anche inerente ai servizi segreti, per cui non so, ecco, ripeto, un'ipotesi fantasiosa. Il professore non è stato avvertito che questa visita c'era stata, quindi che c'era stato questo avvertimento e la persona andata lì la seconda volta potrebbe comunque essere un individuo psicopatico. Ecco, questa è la parte più fantasiosa. Per quanto riguarda la prima parte, ecco, chiederei appunto il discorso delle due visite con la psicopaticità e sul fatto di chi è quello. Ecco. Grazie. Grazie, grazie molto. Professor Garavaglia, dottor Monaco, volete rispondere? È la parola psicopatico appunto che confonde le idee. E mi rifaccio anche alla telefonata dell'ufficiale dei carabinieri che ha detto prima. Quello ha detto che avrebbe fatto, ma non l'ha fatto. Questa è la grossa differenza fra i sogni, fra le immaginazioni, fra i desideri profondi e il passaggio all'atto, che caratterizza per l'appunto il sociopatico o psicopatico rispetto al nevrotico, alla persona normale. Ecco, vorrei dire, se posso, vorrei dire una cosa. Sì. C'è stato recentemente a Roma un episodio di cronaca nera, conosciuto, che va sotto il nome sintetico di Il Canaro della Magliana, di un uomo che per vendicarsi di un pregiudicato lo ha ucciso dopo torture inenarrabili, da fantasia macabra. Non so se lei l'ha letto a Milano sui giornali. Noi a Roma l'abbiamo letto tutti, ovviamente. Ecco, quello lì sembrava esattamente il contrario ricordo, di quello che lei sta dicendo. Cioè sembrava esattamente, dottore Gentile, mi dica, mi conforti o no col suo parere, sembrava esattamente la messa in pratica di una fantasia satica lungamente elaborata. Che tutti abbiamo avuto nella vita. L'avrà avuta lei, io non l'ho avuta. Nemmeno io. Facciamo una rivelazione collettiva dei nostri sogni segreti. Sì, lì però c'era anche una... Scusi, soltanto un momento solo, risponde il dottor Argentieri e siamo da lei. Brevissimamente, così lasciamo spazio a questa telefonata. Lì c'era sicuramente una qualità sadica, ma che precedeva ampiamente. Lì c'era tutta una situazione di sadomasochismo senza controllo e senza strutture che mi pare che dominasse, di cui quello è soltanto la punta dell'iceberg che poi finalmente è emersa, ma lì ci devono essere delle situazioni che si allargano a raggio e chissà dove arrivano. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Amedeo da Campofelice di Roccella in Sicilia. Volevo dire, dal filmato si è visto che l'assassino, dopo essere entrato la prima volta in casa e chiedeva un libro, prima cosa, voglio premettere che sono un perito elettrotecnico, è chiesto un libro cacciando un foglietto di carta dalla tasca. Ora non so se questo corrisponde alla realtà, però nel filmato si è visto questo. Vediamo, prima che arriva davanti, Olla, corrisponde alla realtà quel foglietto? Sì, corrisponde alla realtà. Benissimo, io non mi sarei mai sognato al quinto anno, perito elettrotecnico, il 21 di febbraio, tirare fuori il nome del testo di un libro. Quindi questo mi fa presupporre che l'assassino sia un mandante. Sia un? Mandante. Un mandante, cioè un altro alunno che chiama un amico, un drogato, non so, facciamo qualsiasi ipotesi. Cioè l'ipotesi del drogato tiene perché tutti quanti hanno detto che era, oggi sembrava proprio un automa, insomma. Quindi
vedi, non mi sarei mai sognato di chiedere il testo di un libro con un foglietto. Poi volevo dire un'altra cosa che rafforza questa tesi. Io non ho mai studiato su un manuale del perito elettrotecnico, del perito. Non credo che lì presente c'è un ex allievo del professore abbia mai studiato sul manuale. Adesso glielo chiediamo. Il manuale non serve direttamente di studio per approfondire. Ma guardi, io sono un perito elettrotecnico, non mi sono mai sognato, non ho mai visto nessuno studiare sul libro, perché lì il se ragazzo si ricorda scusi, il ragazzo diceva che doveva siccome doveva chiudere il quadrimestre doveva ripassare il tutto, ma non mi venga a dire che ripassa il tutto sul manuale. Io non ho detto faccia rispondere che il ragazzo, quello che ha detto il ragazzo è una cosa, io ho affermato che quel testo lì doveva essere utilizzato, anzi era consigliato dai professori per affrontare l'esame di maturità. E questa è un'altra cosa. Io non ho detto che l'alunno doveva durante l'anno scolastico usufruire. Un momento, faccia finire la risposta. Doveva usufruire di quel testo per ripassare certi argomenti che su altri non avrebbe potuto trovare. Sì, sì. Comunque, il particolare poi non fa molto. Comunque, uno al 21 di febbraio non deve studiare sul manuale. Quindi questo dimostra che l'assassino non era uno studente, perché queste cose lo studente le sa, queste cose lo studente non porta il pezzettino di carta con il nome scritto sopra, e quindi può essere un drogato amico di uno studente che si presta e quindi le ricerche vanno, secondo me, poi perché poi dobbiamo anche quell'ufficiale che ha telefonato poco fa ha detto una grandissima verità, cioè la vendetta. Io non passerò giorni sognando la vendetta. Molto probabilmente un ragazzo che era presente a scuola ha mandato un drogato con una piccola dose con 100.000 lire, con 50, non so quanto costi una dose, si liberava o vendicava una bocciatura. Ho capito. Grazie di questa buonasera. Ipotesi. Buonasera. Dottor Monaco, no. Come valuta questa cosa? Ma io credo che questa ricostruzione, insomma, abbastanza, diciamo, fantasiosa, in quanto, ecco, il pezzetto di carta, queste, che non credo che poi sia una ricostruzione fedelissima a prescindere da questa. Il regista. Ecco, scusate, molto brevemente, io ho visto la ripresa Averto della testimonianza. Questo ascoltatore di aspettare un momento solo, per favore. Perché è un punto piuttosto importante. Ho visto la testimonianza della signora centinaia di volte in moviola e ne do un parere come regista. Può darsi, come hanno detto i medici presenti, esperti, che la signora abbia costruito il racconto, ma sicuramente non mente. Ora io chiedo ai presenti, non è possibile che il ricordo a un anno di distanza sia più vivo del ricordo di una settimana dopo il fatto? Quindi non può essere che sia più valida la versione che dà ora la signora di quella di un anno fa. Ecco, lasciamo un momento in sospeso questa domanda, risponderanno gli specialisti di queste cose. Intanto sentiamo, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Senta, io volevo chiedere sia a Simone Argentieri, al professor Garavaglia, e sia al dottor Monaco, se fosse possibile un'altra ipotesi ancora, che purtroppo renderebbe ancora più difficile la ricerca, ma che da quanto hanno detto mi sembra possibile. Visto che il delitto è così patologico e comunque in qualche modo non potrebbe essersi concluso subito dopo con la morte dell'assassino, sia nel caso di drogato come una morte per overdose, sia con una morte di violenza su se stesso. Suicidio. E questa ipotesi è stata per caso vagliata anche dalla polizia nel senso della ricerca sui suicidi o sui morti di droga successi? Grazie molto. Prego. Voi avete, dottor Argentieri e professor Garavaglia, due risposte da dare, una al regista Olla, una all'ascoltatore. La prima è che è possibile, è meno probabile del viceversa, cioè ricordi più probabile domanda? Che sia elaborato, però è possibile che possa emergere un momento sotto l'impeto proprio della passione, diremmo, sotto l'impeto delle emozioni, poteva avere falsato e adesso le cose si sono sedimentate, però è possibile, ma è più probabile l'altra ipotesi che abbiamo fatto prima. Quanto alla morte per suicidio della persona, è possibile che
se lui non è spia per mano degli uomini, quello che abbiamo detto prima, fugacemente, possa avere dentro il bisogno di espiare in modi anche non consapevoli, attraverso un'overdose, ad esempio, se fosse un drogato, attraverso un suicidio per altri motivi. Questo senz'altro. Quindi questo purtroppo risolverebbe tutto l'eventuale pericolo che ancora può esserci in questa persona, perché l'omicida che ha espiato per mano degli uomini ha espiato e il senso di colpa profondo se n'è andato ed è in pace. Ma colui che non ha espiato conduce con senso di colpa. E se noi vediamo le modalità, un'altra ipotesi, le modalità di quel fatto, lui è rimasto nel luogo del delitto parecchi minuti dopo che l'aveva fatto. È andato a viso scoperto, è tornato due volte. Direbbero certi criminologi di estrazione psicanalitica che è andato per farsi prendere. Non è andato per scappare. Lui è rimasto e non è stato preso, malgrado la sua volontà, malgrado il suo bisogno profondo, non l'hanno preso. E se n'è andato e si è dileguato. È possibile che o abbia espiato in quel modo che ha affacciato, suggerito, o che abbia bisogno di ripetere per espiare veramente. Dottor Argentieri. Io interverrei soltanto sulla seconda domanda, perché sulla prima sono molto d'accordo con il professor Garavaglia, mi pare inutile ripetermi. Circa l'ipotesi del suicidio, ecco, su quella io sarei più dubbiosa, in quanto che mi sembra che siamo molto lontani da quel tipo di crimine strutturato dei criminologi ai quali faceva lei riferimento, del delitto e castigo, per usare la metafora letteraria che prima lei stesso aveva suggerito, perché in questo caso sembra piuttosto un tipo di situazione molto improntata all'agire, sia pure così drammatico, ma un agire poco elaborato, poco simbolizzato, un qualche cosa che probabilmente è sfuggito al controllo, e questo potrebbe valere quindi anche per il gesto successivo. Certo, una carica di distruttività spaventosa in circolazione da gestire questa persona ce l'ha, ma vedrei più probabile l'ipotesi dell'incidente stradale, per esempio, che non quella del suicidio, in cui occorrerebbe tutta un'elaborazione di pensiero molto, molto articolata. Non si tratta di intelligenza, ma di capacità di astrazione sul fatto e sulle conseguenze del fatto. Non mi pare che siamo di fronte a quel tipo di crimine in cui c'è, per esempio, l'impulso a confessare, il farsi scoprire o anche addirittura il bisogno di esibire il crimine, no? Che è una delle caratteristiche che noi benissimo conosciamo. Qui si tratta piuttosto di un qualche cosa che sfugge al controllo razionale e che si esprime per atti. Grazie, dottor Argentieri. Credo che il nostro programma possa chiudersi a questo punto. Io non so dove andremo a parare, se veramente con la fine di questa emissione il caso Aprile, di cui abbiamo appassionatamente e emotivamente parlato questa sera, avrà successivi sviluppi. Quello che so è che chi volesse ancora dire qualcosa ne ha la possibilità scrivendoci all'indirizzo che è comparso due volte e che chiederei apparisse una terza volta in sovraimpressione sull'immagine, un indirizzo, eccolo lì, al quale chiunque può mandare una lettera con quello che sapesse o pensasse del caso di cui abbiamo discusso. C'è anche l'appello della signora Aprile, l'appello per quello ricordato prima dal regista Olla, l'appello per quella memoria di Cristiano Aprile, morto nella capitale di questa Repubblica senza ragione 15 mesi fa. Venerdì prossimo il telefono giallo, come ho detto all'inizio, tornerà in onda con un fatto tra i più drammatici che si siano verificati in Italia in questo dopoguerra. E la rovina e l'abbattimento del 19 dell'Itavia sopra il cielo di Ustica, nella quale morirono 81 persone. È un fatto che da 8 anni attende di essere chiarito. Noi confidiamo, avendo lavorato 2 mesi su questo caso, di poter offrire agli italiani, ai telespettatori, qualche elemento in più. Grazie per averci seguito, buonanotte.